ho parole, perché ho passato tutta la giornata di oggi a lavorare su la guida del Dungeon Master Tigre, no? Ma non, vero, chat, non è vero, ma chi non va a cagare, è così. Ci sono gli otto punti, ci sono gli otto punti, una figata, cioè adesso lo uso per la sessione di stasera di Drawings and Dragons. Poi ho pensato alle enormi teste di cazzo che ho con me in party, e che qualsiasi cosa faccio, scrivo, anche quando ci provo, sto vedendo adesso quale vecchia sessione che ho scritto con un porcello, hanno sempre distrutto tutto quanto, e ho pensato che l'ultima sessione ci siamo lasciati che erano letteralmente nella merda fino al collo, e con un robot, ognuno aveva una parte di un robot, ho detto che cosa preparo a fare tutto quanto, quindi non ha veramente senso, quindi... Bentornati e bentornate a tutti e a tutte quante alla terza puntata della season finale di Drawings and Dragons, assieme agli sfortunati o fortunati giocatori, dipende dai punti di vista, e sicuramente lo sfortunato master me medesimo. Bentornati a tutti quanti a quest'altre tre ore di delirio condiviso assieme a voi, che non so perché siete qua a guardarci, invece di fare cose più interessanti, visto che c'è un caldo porcello, potreste andare fuori a bere un drink, qualcosa del genere. No, ecco, spero, il colore dei matti, il giallo. Spero vi piaccia il quadro sopra, in 3D. Quelli l'avevi preso a Lucca e Oni fa per Maddalena, Marchino. Esatto. Giusto? No, l'ho preso per me. Ah sì, però piaceva molto Maddalena, mi ricordo questa roba qua. Che mi piace. Allora, Marchino, se mi metti in campo anche gli altri, perché c'è da fare il riassunto della scorsa sessione. Quindi vorrei vedere. A tutti. E buonasera, buonasera. Eccoli qua. Allora, ragazzi, abbiamo i giocatori. Che però, da quando hanno iniziato, alcuni hanno cambiato il loro personaggio. In particolar modo, Kren è diventato la Caesar Salad. O come si chiama? Caesar Salad, no, giusto? E c'è Bimbo Ragno, che cosa mi preoccupa in una maniera folle. Però follemente. È dentro un'armatura, comunque. Sì, non ho capito. C'è il ragno, è dentro l'armatura o non ha l'armatura, Bimbo Ragno? No, abbiamo tolto l'armatura, non ce l'ho più neanche sulla scheda. Ah, ecco, quindi non c'è più l'armatura. Poi c'è, Cataratta, Staffington, The Tortoise e Andrea, che ancora magari possono regalarci delle emozioni. In realtà Andrea è tornata ventenne. Sta aspettando ancora che qualcuno gli faccia gli auguri di compleanno e sarà molto passivo-aggressivo. Sì, è vero, sei tornata a ventenne. Sono preoccupato. Io sono perché il fiore dei miei anni. In chat, Pisellone Omega scrive: sono nudo. Cioè, io no. Anche io sono vestiti. Visto che prima di iniziare la trasmissione qualcuno ci ha deliziato con delle pillole di saggezza sui porno giapponesi dai fine anni 90, inizio anni 2000. Mi sembra proprio una cosa ideale. Come l'hai anche temporalizzato. Sì, perché era da temporalizzare, è importante. Cioè, da quello che abbiamo capito era tipo la storia del porno giappo, quindi c'è una cosa importante. Chiediamo al pubblico di indovinare chi ha tirato fuori questa epigrafia adotta. E come la Trier. Paul su chi ha tirato fuori il porno giappo. Comunque, produzione. Allora, lascio a voi la parola. Perché gradirei nel dettaglio che voi riassumeste la sessione precedente. Chi si fa carico di tale fardello? Allora, siamo entrati in uno specchio, però io quella parte non me la ricordo, me l'hanno raccontata perché ancora non c'ero. Siamo entrati in uno specchio e c'erano un sacco di robe che però abbiamo detto che noia, e allora abbiamo ucciso le cose. Mentre uccidevamo le cose io sono uscito fuori e abbiamo continuato a uccidere le cose. Poi, quando abbiamo ucciso l'ultima cosa, siamo ripassati nello specchio e mi hanno detto: hai vinto il gioco, e poi fai scegliere un desiderio. E io ho scelto un desiderio. Non fa niente, cioè tu è quello che è successo a fine. Ti sei anche dilungato, secondo me. Sì. Giovane Bimbo Ragno, potresti ricordare il desiderio che hai espresso? Ho chiesto di avere un robot gigante, componibile. Ognuno di noi ha un robot a testa, a forma di cigno. Ogni cigno è di un colore diverso. Ognuno di noi guida una parte diversa del robot. Quando si unisce tutti insieme, in Iron Swan! Come si chiama il mega robottone? Iron Swan! Iron Swan. Non era un piccolo ictus quello che aveva Iron Swan! Oh mio Dio! Cioè,
Dobbiamo solo decidere chi fa il braccio destro, chi fa il braccio sinistro, chi fa la gamba destra, chi fa la gamba sinistra e chi fa la testa e il torso. Ci abbasta, no? Noi siamo sei. Sì, due gambe, due braccia, e la coda. No, ci sono due gambe, due braccia, una testa e un torso, fa sei. Staffington non sta a inserire cose fallaci in questo in questa descrizione. Allora, ci siamo. Vorrei anche ricordare che il buon De Tortis si è ritrovato con un sole portatile, un globo. Lui va sul petto così alimenta il robot. Lui ha una scatoletta all'incirca di un cubo di 3-4 cm quadrati con dentro quella che sembra essere un piccolo sole. Riccardo, sai che con la forza del sole io vincerò, no? Naturalmente quando evocherete il robottone, se le evocherete il robottone, sì, ma dovrete fare delle cose, cioè ci saranno dei colpi condivisi, ci dovrà essere il colpo mortale assieme, ci dovrà essere, però lo vedremo assieme, cioè sarà voi. Però comunque noi abbiamo il nostro piccolo robocigno, ognuno di noi, che so tipo quella roba che guidava Conan, il ragazzo del futuro, quello con le zampe di metallo. E avete solo dei robocigni? Ma adesso voi avete tutti quanti un braccio che si guidano con due manopole. Io me immagino quelli appunto che fai sul lago, le robe iperturiste. È tutto interessante perché robocini, robottoni, soli portatili, quello che volete, però adesso siete nella merda fino al collo, letteralmente. Siete entrati all'interno del secondo specchio dopo che Jean-William vi ha fatto entrare nel secondo specchio, vi ha invitato a entrare nel secondo specchio, voi siete entrati e adesso siete al buio. In questa melma malodorante, un odore terribile di ammoniaca, oscurità a perdita d'occhio. L'unica cosa che fa della luce è la tasca destra di De Tortis e gli occhi faro del mio robocigno. No, non c'è un cazzo di robocigno, siete della merda adesso. È attivo il mio robocigno. Ok, attiva il tuo robocigno. Il robocigno che è in te. Anche noi prima di attivare qualsiasi cosa io sono un pochino ovviamente disorientata. Cataratta, tu sei un halfling, no? Sì. Allora, tu adesso mi fai un bel tiro perché tu stai affogando nella merda. Esatto. Bene. Io in quanto lattuga galleggio, anzi sono anche fertilizzato. Se sempre 2 di 6, giusto? Sì, tiri 2 di 6. Devi farmi un tiro che sta sotto fortuna. Ce l'ho. Perfetto. L'ho fatto 6 e c'ho un 11 di fortuna. Perfetto, togliati un punto di fortuna. Ragazzi, vi ricordo che avete tutti quanti recuperato la fortuna unplan. Quindi cioè, tu ti togli un punto di fortuna, ma stai riuscendo a respirare. Forse non so, avevi della carta igienica con te, quindi hai staccato il tubo di cartone, ti stai respirando onde evitare di essendo morire. Tornata nel fiore dei miei anni, quindi verso quando avevo 80 anni più o meno. È vero, perché sei ringiovanita. Sto un po' più dritta, quindi non sono tutta curva. Ok, perfetto. E comunque quando mi sento nella merda, eccetera, tutto buio. Mi sa che ho messo di nuovo male il pannolone. Allora, quando tu finisci in questa zona dal parecchio disgustosa, alcuni di voi sono già stati qua dentro. Nella merda, un sacco di volte. No. Soprattutto con Nicola. Nicola, ti ho mandato il robocigno, così c'hai un grazie, la reference. Il robocigno. Ce l'hai, c'è una reference precisa. Non diciamo cazzate. Dove mi hai mandato il robocigno, per curiosità? Sulla mail, scusami. Perché il robocigno, ovviamente, è ingegneristicamente corretto. Cioè, certo. Non è una gafonata della Thun, è proprio... non è quei robot finti che si muovono male, è fatto bene questo. Il testo della mail, ma è una merda, Roberto. Quello è il robocigno. Le nostre 5 unità sono le 6 unità. Sono così. Marco, te lo giro perché gradirei che tu facessi vedere il robocigno. Certo, dove me lo giri?
te l'ho mandato su WhatsApp. Che meraviglia. Come le persone normali che non mandano le cose. Un robocino della Lego. Grazie Lego, non c'è nessuna partnership tra noi e Lego, quindi lo faremo vedere questa cosa qua solo per interesse delle persone. Che poi comunque siete all'interno, è totalmente buio, buio. Ma accendo la sigaretta. Nulla. No! 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 So che è una brutta idea. L'odore, ah no, ah no. Allora, l'odore è intenso. No, l'odore non è intenso. Aspetta un secondo perché dobbiamo far vedere il robocigno. Vabbè, intanto fammi descrivere. Non è che hanno svariato. Teatro della mente, mi metto in silenzio. Riescono ad ascoltare. No, io non so può fermare il teatro della mente. Esatto, bravo Dario Sicchio, bravo. Ispirazione, non c'è troppo. Perfetto. Allora, stavamo dicendo. Ah, ok, lo vedo. Allora, è bello però. Voi allora, siete dentro un cazzo di dungeon, non è che ci sono robocigni così che voi potete siamo evocare, tutti guardando il nostro robot, non ce ne frega un cazzo. Mi è quello bianco, eh. Ascolta, regola zero prevede che se io voglio il robocigno non è che ti puoi puntare, ma... Ma io sono il master. Allora... Cioè posso avere quello nero? Io mi sento... Verde. Giallo. Io... Allora prenderò quello rosa. Ok, perfetto. Un bellissimo robocigno rosa. Siamo tutti d'accordo. Comunque siamo, siete all'interno di questa caverna naturale, alta 9 metri, c'è una puzza di ammoniaca devastante, perché in realtà è del guano quello dove voi state sguazzando. Di robocigno. Ci sono dei pilastri rocciosi che arrivano fino al soffitto. Verso ovest notate una debole luminescenza verde del calore. Oltretutto... Voi notate che quando magari c'è chi cercava di accendersi una sigaretta, magari avete alzato la voce, i rumori forti disturbano alquanti di pipistrelli che nidificano sul soffitto della caverna. Nicola, ma io dentro il mio robocigno che sto a 3 metri d'altezza in questo modo? Sì, stiamo in cerca dentro, sei a 3 metri d'altezza. Ok, perfetto. Comunque ha acceso le luci degli occhi del mio robocigno. Attiviamo tutti i robocigni e usciamo dal guano. Allora, assolutamente. Sì, cos'è sta diavoleria? Spingo delle cose a caso. Allora, voi accendete le luci, entrambe hanno due luci, no? Nei due occhi del robocigno. In lontananza, nell'esatto momento in cui attivate le luci, vedete verso sud che ci sono quelle che sembrano essere due sfere. È al buio, due sfere un po' voidali che arrivano e hanno una specie di contraccolpo e camminano con questi contraccolpi. Esatto, c'è una da dietro arriva e spinge avanti quell'altra, una dietro arriva e spinge avanti quell'altra. Credo di aver capito che cosa. E sentite e sentite e man mano c'è sempre più calore, un calore importante, e si stanno avvicinando a voi. Accendo l'aria condizionata del robocigno. Io pigiando le cose a caso. Fammi un tiro su fortuna. Faccio un tiro su fortuna. Di che colore è il tuo robocigno? Bianco. Mi ricorda qualcosa? Ora è marrone. Che dura 24 ore. 5. Ok, è passato il tiro fortuna. Una brezza. Ha rosicato, eh? Scompiglia i tuoi capelli da bimbo ragno. Aspetta, erano 2 di 6. Sì, 2 di 6. Allora, no, col cazzo che è passato. Devo tirare il secondo. Ah, perfetto, non lo passerei mai. Quanto hai di fortuna? 7. Benissimo, farei mai uno. No. Perfetto. Ha fatto 10. Inizia a uscire aria bollente. No. Sì. E inizia a sudare. Sì. Inizia a essere sempre più caloroso rispetto agli altri. Queste due sfere che si stanno avvicinando sono in circa una cinquantina di metri. Non riuscite a vederli bene a meno che non gli inquadrate. Non gli lanciate i vostri fasci di luce addosso. Esatto, sono impuntate luce addosso. Si avvicinano verso di te, Roboragno. Sì, Roboragno, bimbo ragno. Roboragno mi piace tantissimo. Gli puntiamo le luci addosso per vedere che cosa sono. Perfetto. Quando le puntate le luci addosso. Non abbiamo dei razzi su questi robocigni?
Ma c'è, cioè, ma sta, allora, Riccardo, aspetta, allora, vi ho dato i robot, vi ho dato i robocigni e non mi rompete i coglioni, c'è un secondo, vediamo cosa hanno questi robocigni qua, un attimo solo. Davanti a voi laser nel becco. Sì, dai, o comunque un razzo. Se guardo il quadrante del robocigno, ci saranno una tastiera, delle leve. C'è il manuale, si può avere il manuale del robocigno? Allora, scusatemi. Allora, siete adesso voi datemi un contesto. Datemi un contesto, cioè un contesto. Ma a parte che è una lattuga del cazzo, come fa a guidare un robocigno, non l'ho ancora capito. Però facile, facile. Allora ci dissociamo. Ci dissociamo. Drowings and Dragons. Drowings and Dragons non discrimina nessuna frutta, nessuna verdura sulla base di dimensioni e agismo. Intanto la mia è chiaramente la versione per lattughe senzienti. Quindi, nel senso, ti permetti, evita queste cose. E comunque la mia è comandata con comandi vocali, va bene? Se io dico aria condizionata, esce l'aria condizionata. Non capisce perché non capisce le C aspirate. Quello è un problema. Non sente le C aspirate. È un po' di abilismo. Io reggo dell'abilismo. Allora, innanzitutto le vostre cavalcature si chiamano sciratori robotto. Che si chiama sciratori robotto, okay. Robocigno e sciratori robotto. Quindi poi i comandi vanno dati solo in giapponese, quindi aria condizionata. Vi ricordate quando giocavamo ai giochi di ruolo? Si dice aria condizionata fredda, si dice cucio. Cucio? Cucio. Ciucca. Ciucca. Cucio. Ciucca. Davanti a voi? Sì. Davanti a voi? Ci sono due creature insettoidi veramente disgustose. Sono due scarabei di fuoco giganti che sono impegnati in un rituale di accoppiamento. Chi si ricorda? Con le ghiandole luminose che pulsano gioiosamente e golosamente. A voglia. Qualcuno di voi forse se li ricorda? Sì. Sono... Gli stanno dando dentro di brutto. Questi scarabei di fuoco giganti impegnati nel rituale di accoppiamento con le ghiandole luminose che pulsano gioiosamente. Ma danno a noi? Ma nel senso, loro sono caldi, parecchio. Tu hai l'aria condizionata calda, cannone che ti arrivi in faccia, quindi... Non c'è spazio per l'amore in questa avventura. Spingo il tasto col disegnino del razzo sopra. Nicola. Scusa. Non ci sta nessuno, a meno che non ci sia un altro tasto con una palla di fuoco. Io volevo fare una cosa molto in realtà all'insegna dell'interazione e dell'amore. Che schifo. Posso? No, allora... è per dire che Andrea è ritornata alla se stessa ventenne, cioè alla se stessa prima della relazione con Saverius, ok? Quindi Andrea c'ha un po' un gusto per... ancora c'ha quel gusto per la mascolinità tossica, per il ragazzo sbagliato, no? Tutto quello che aveva superato. Andrea, sono scarabei questi, cioè sono insetti. No, non ti preoccupa, perché il punto è che io mi giro verso The Tortoise e indico i due scarabei e faccio: lo vedi, è la stagione degli accoppiamenti, sai, insomma, penso che una celebrazione della vita come questa non andrebbe sprecata. C'è tanto spazio qui sul mio cigno. Eccoci. No, ho rotto Riccardo. Oh mio Dio. Che bella la gioia. Allora, scusa un secondo, Andrea, a domanda rispondi. Andrea, tu ci stai provando con The Tortoise? Sì. Perché ho detto ci devo provare col più stronzo del gruppo. Perché lo senti caloroso, no? Senti il fuoco che perché lo sento tossico, sento la sua, sì, sento quella mascolinità tossica di quella perché c'è un sole in tasca, quindi c'è proprio c'è calore. E quindi è pericoloso, stavo per sparare i razzi ai cosi schifosi. Ma una roba giro... che sta nascendo dal nulla tra due persone schifose, però è bellissimo, cioè, prego. No, ma io indirizzo i razzi verso Andrea. No. Non capisco se c'è dell'allusione sessuale in questa frase o se sono razzi veri. Io ce la vedo. Infatti c'è Andrea. Quanti ce n'hai? Piu. No, ragazzi, i cigni devono stare intatti, sennò come facciamo in mega cucina? Vabbè, faccio solo uscire un po' il razzo. Bravo, fagli sentire la presenza. Così si comincia, bravo. È un razzo intimidatorio.
Cioè, a Roma si chiama la presenza. La presenza, la presenza. Nicola, prendi le redini della situazione, ti prego. Appoggio il razzo. Marchino, per io sto per dire, cioè, esce solo la punta, però non mi sembrava. Vedo la punta del, vedo la punta del razzo e capisco che la situazione potrebbe essere esplosiva. E ti dico, occhio a quello che desideri. Mannaggio. Intanto i focosi e amplessanti scarabei stanno raggiungendo il culmine del loro accoppiamento, raggiungendovi. Mi hai distratto da un atto di distruzione. Beh, allora ragazzi, io qua direi di lasciare questi giovani, insomma, in amore per i fatti loro. L'unica uscita, cataratta è davanti a voi, quindi ci sono questi due parecchio grandi. Ci occupano tutto il corridoio, tunnel. Sono giganteschi, sono tipo, sono grandi come due due rubotto. Okay. Non lo so, si è rotto pure Nicola. Ok, quindi non c'è maniera di girargli attorno, cioè loro lo occupano interamente. No, loro, cioè tu pensa, due enormi scarabei che stanno avendo un amplesso molto esplicito davanti ai vostri occhi. Ma scusa, ma non chiedetemi come si accoppiano gli scarabei. Scusa, ma però, una domanda. I cigni ci vanno sott'acqua, no? Capito, cioè ce l'ha una cupola, perché sennò ci immergiamo nel guano. I cigni volano pure, ma libe se in culo, scusa, io volo. I cigni, perché devo immergermi nella merda se posso svolazzare? Ricca, guarda che hai detto una cosa bellissima. Hai detto una cosa incredibile. È un po', Riccardo, è un po'... È un po' un'antifona della vita. Perché affrontare la merda quando posso evitarla? No, ma voi andate, io spiego. Tu sei un cazzo di cigno. Allora, però scusatemi, allora adesso io capisco che qua stiamo andando nel delirio più totale, ma, no, ma voi no. Siete comunque persone che forse al massimo cren, però adesso l'insalata, quindi neanche cren, non hanno idea di come si pilotino dei robot, ma in teoria non sapete neanche che cazzo sono dei robot. Ah sì, esatto, ma me la devo dire. C'erano tutti quegli elementi meccano magici che abbiamo visto a Razzo Palazzo, quindi capito? Ma meccano magici. Non solo, Nicola, non solo, Nicola, io capirei che cosa fa la mia plancia di comando se sotto ogni pulsante ci fosse un'etichetta nella mia lingua che dice che cos'è, no? Allora, scusami Andrea. Io allora uso etichetta, che è una delle mie abilità. Credo che nessuno abbia mai giocato Troika in questo modo, però forse è il modo migliore, giusto. Sono un master magnanimo. Fammi un tiro in etichetta, Andrea. Grazie, amore. Perché se no hai tutti i comandi a bacche. E quello che... Beh, signori che ci state ascoltando, vi ricordo che non si gioca così di ruolo, però va bene lo stesso. Anzi, questo forse è l'apoteosi. E invece ho stravinto, sono stato sotto, ho 7, ho fatto 6. Perfetto, allora Andrea, tu adesso devi spiegare a tutto il gruppo con... Ah, aspetta, tu hai due posti, eh? Io ho due, c'è la Nati. Ah, è vero, c'è anche la Nati. Quindi la Nati ha l'etichettatrice e può aiutare tutti quanti. Ah, non si vede molto bene la Nati il disegno, aspetta che... E tu vuoi che cosa vuoi sapere? Cioè, vuoi sapere cosa faccio esattamente? No, sei tu, cosa vuoi fare? Cioè, nel senso... Come spieghi? Cioè, tu lo puoi anche usare, ma gli altri no. Quindi come conosci? Che poteri ha questo scelitore robotto? Come funziona? Allora, quindi devo dire tutti... Beh, ma magari il mio ce n'ha alcuni proprietari, perché siamo parti complementari di un robot, quindi non è detto tu che tutti c'hanno le stesse. Che membro sei? Che auto sei? Io, se gli altri erano d'accordo, visto che c'ho quella che potrebbe... C'ho Patrizio che potrebbe diventare la labarda, farei la mano destra. Perfetto. Ok, quindi tu sei la mano destra del Iron Swan. Ok, aspetta, per capire, allora, Andrea è la mano destra. Sì. Andrea mano destra. Io non lo faccio il disegnino live, No, non ti prego. Cren, tu che cosa sei? Ma guarda, essendo io rosa... No, non potrei essere. Lorenzo? Sì? Mi piace. Essendo io rosa, potrei essere l'altra mano? Mano sinistra.
L'importante è che non sappiate l'uno che fa l'altro. Esatto. Bimbo Ragno. Ma è mancino? Che tu sei anche l'ideatore del desiderio, quindi... Mi prenderò la testa. Benissimo. Poi, cataratta. Voglio essere la gamba sinistra. Gamba quella buona. Quella, la il mio piede sinistro. È quella che conosco meglio, appunto. Staffington, che cosa sei tu? La gamba destra. La stragalo. No. Gamba di X. E poi abbiamo il nostro The Tortis. Che è il petto, con la gemma del sole al centro del petto. Si scrive da sola. Sì, guarda. Il super solenoide di... Iron Swan, qua lo voglio che lo disegnate, ve lo dico. Cioè, il plesso solare. Iron Swan diventa, visto che nella maledizione farò l'estate dell'Iron Swan. Allora, voi davanti a voi avete, non hanno intenzioni bellicose, cioè stanno facendo l'amore. Chi è che vuole fare la guerra quando sta facendo l'amore? Nessuno. Io no. No, tu, in generale nessuno vuol farlo, cioè, non è che ti incanti, ma The Tortis però... vuole fare la guerra quando fa l'amore, perché no, aspetta, però The Tortis sta alzando la mano. Allora, Riccardo, allora, solo una cosa ti chiedo per cortesia. Dimmi. Pensa, sì? All'amore, alla dolcezza, a quanto bello, sì, è il mondo, ma il mondo nel, cioè, nel senso... Ok, no, il 2020 è una merda, quindi c'è... Siamo nel 2021. Sì, lo so, grazie. Comunque ci sono due insettoidi che stanno, sì, copulando. Ma sono anche belli da vedere, perché hanno questi scarabei, questi colori. Cioè, una roba bellissima. A parte il rumore, che è come sentire degli zoccoli addosso che si danno, perché c'è tipo... Gobby, non me ne frega un cazzo. Io sono un cigno nero e ora spicco il volo. Danzando, così, prima. Faccio una piruetta. È il cigno nero. Danzo. Esatto, lo fanno i cigni neri, eh? Lo fanno. No, scusate, per una volta De Torri sta facendo un qualcosa di estremamente meraviglioso e poetico. Per favore, Riccardo, scusami, dica. Vai, De Tortis. Come ti libri in volo? Ah, innanzitutto ci sono delle leve? Sì. Io le muovo, prima devo fare delle piruette. Ok. Ok, devo fare le piruette e poi cerco dei tasti che ho delle altre leve che mi possano indicare un'apertura all'aria. Magari più a destra, non lo so, le devo tirare. Allora, devo fare, no, così. Guarda, ti dirò una cosa, visto che tu... Hai ancora dei flap attaccati alle braccia, vorrei ricordare. Io ho anche i flap, no. Quindi c'è, cioè, tu, per ciò che riguarda innalzarsi in volo e planare, è un qualcosa che ti viene anche abbastanza naturale. Quindi puoi farmi un tiro di fortuna, ma aumentando il tuo valore di fortuna di 3. Ok, perciò ho 13. Vai 13, basta, è nel successo automatico. Ti togliti però un valore di fortuna lo stesso dal tuo basilare, non da questo T3. Quanto devo togliere, scusa? Tu hai 10, non in totale in fortuna. Sì. Togliti un punto. Ok. Tu, in una maniera leggiadra, lo vedete anche voi, e per quanto siate basiti e stia creando in realtà un turbine di merda di guano, perché comunque è piruetta, quindi c'è merda ovunque quei flap, che vi insozza i vostri scittori robot, però plana, superando i insettoidi. Scarabei non sono scarafaggi, sono belli, non sono schifosi, non sono baccarozzi metallizzati belli. Scusa. Tu li superi? Sì. Anche loro sono basiti. Vedi che il tipo si accende una scara sigaretta, sta guardando. Cioè esplode tutto. No, è fuori dal guano. Loro sono fuori dal guano, non dentro. Non hanno ancora sviluppato quella. Raga, non era mai successo, ma sta iniziando a dispiacermi per Nicola. È solo questo fatto. È l'andropausa che fa sti affetti. Però. Voi superate. Anzi, lo voi. De Tortis se lo supera. Voi siete lì davanti. Vedete che gli scarafaggi hanno superato. No, cioè, sono lì adesso fermi. Hanno finito il loro amplesso. Hanno questi sopra, sotto il loro carapace, questa guglia, questa specie di sfera colorata che sta pulsando. Pian piano si sta affievolendo, però sta pulsando molto. Io vorrei saltarli. Se li volete superare senza problemi, li potete superare. Loro hanno finito di fare l'amore, quindi sono
Sono tranquilli. Ok, ti passiamo accanto. Salutiamo. Tutti quanti vorrete superare gli... Io vorrei utilizzare il Bat Spray repellente per scarafaggi presente sul mio film. Allora, io non so che cazzo di anime coi robottoni hai visto. Ma non lo chiedere, non lo chiedere, non lo chiedere, sei pazzo! Te lo dico in giapponese, certo. Vado? Ma poi non l'hai mai visto la... Kabuto no Kisa! Kabuto! Tiro di fortuna anche per te! Vado! Di uno non l'ho passato. Mi dispiace molto. Tu vai per tirare il tuo repellente per insetti, ovvero Konchunoki, ma non funziona. Evidentemente hai sbagliato pronuncia, non c'è stata molta enfasi. Ma sei lì che premi, non succede nulla e superi i due scarafoni. Anche tu, Staffito, ti togli. Ah, vabbè. Voi altri, Nicola, cosa fate? Volete superare in maniera tranquilla? Io vorrei parlare un attimo con i due scarabei. Bene. Parlano. Scarabesi. Hanno finito, no? Sì. Mi avvicino. Comunicano. Sì. Gli scarabei. Come comunicano gli scarabei? Col frinire. Col Ragazzi, frinire. Secondo un recente studio... No, aspetta, dimmi. No, io nel senso parlo, però mentre parlo scuoto le spalle per causare un piccolo frinire che spero che trasmetta le mie cose. E vorrei parlare a tutte e due dicendo che... Sono rimasto incantato dalla sincerità della vostra dimostrazione di reciproco amore e passione. Però mi serve un consiglio, no? Perché praticamente c'è sta uno che mi piace. Però non so come fargli capire... Non so come comunicargli che tra di noi c'è sta una chimica, la nostra è un po' una ship, no? E non lo so, sono un po' imbarazzata, non so come farmi avanti. Quindi sto facendo un momento spotted, tipo in segreto con questi... Allora, la donna, scarafaggia, si avvicina a te, con la sua chena ti fa una carezza, fa e caga addosso all'altro scarafaggio. Insomma, non avevano finito. Nicola, secondo un recente non studio scientifico, non mai dovuto fare. Gli scarafaggi comunicano tramite i loro escrementi. Eccola. Ed in particolare tramite sostanze chimiche che vengono introdotte al loro interno. Sì, ma immaginare gli scarabei comunicano tramite la cacca. Primo, ci tengo a sottolineare... Uno scrigno d'amore. Ragazzi, non lo so, io non capisco. Ma perché finisce sempre che c'è merda nei dungeon che facciamo? Primo ci tengo a sottolineare che Drawings and Dragons non è solo divertimento, è anche infotainment. Primo. È vero. E secondo, Nicola, tu hai detto a me che questa mi ha spiegato che per irretire il mio lui devo cagargli addosso. È finita sta giocata. Non è detto che gli hai creduto. No, allora, vabbè. Ragazzi, interpreterò la cosa a modo mio. Io vi prego che non... Ma chi non stacca finché c'è tempo? Io non so più cosa fare. Marco, io sto googolando. Ti prego, ho cercato. Come... Cerca anche tu su Google. Come comunicano gli scarabei? Ma non ho assolutamente intenzione. Ma non lo credo, fatto... Comunque posta, conferma, qualcuno avrà googlato anche nella chat e ci conferma che è così che succede. Ma quindi se se volessi comunicare gli scarabei la mia soddisfazione e gli auguri per questa coppia, quanta merda devo tirargli addosso? No, non tanta, però in maniera sentita, secondo comunque me. Sì, Andrea, la scarabea ti ha fatto capire conquistare il tuo lui la cosa ideale sarebbe cagargli addosso. Qui ci fa questi. Guarda, io faccio namaste alla scarabea, perché la giovane Andrea era molto spiritualista, mi sembra di capire. Era nel suo periodo vegano spiritualista. Mi
mi accendo il sigaro sulle estremità scottanti dell'altro scarabeo, saluto e me ne vado. Perfetto. Ora è presto per dirlo, è presto per dirlo, però il titolo della puntata è una sessione di merda. È prematuro, però è un po' prematuro, però io intanto prematuro, però è nell'aria. Allora, qualcuno di voi è già stato qui dentro, quindi quindi cioè, ci sono solo due posti. Anzi, fammi un tiro fortuna, vedrai se te lo ricordi, Cataratta, perché non so se te lo ricordi. Posti, quali erano i posti abbastanza grandi qui dentro? E che cosa c'era qui dentro? E qual è la trappola terribile che c'era qui dentro? Fatto 9, l'ho passato. Perfetto, tu sai, ti ricordi che c'erano solo due posti grandi dove eventualmente potreste evocare un robot? Sì. Uno è una lacrima, tipo un milligrammo, neanche uno schifo di uno sputo ti esce dall'occhio perché sei tutta rinsecchita. Sì. E dove è perito il tuo Lavinio? E l'altra è dove c'era il ceppo malvagio. Vabbè, io ovviamente il mio drive è ritrovare Lavinio, quindi vengo naturalmente attratta dall'ultimo luogo in cui mi ricordo di averlo visto. Quindi istintivamente mi faccio un po' avanti, faccio: ragazzi, seguitemi, so io dove andare. Non sei mica mia madre. Tu? Perché so anche un po' ripiegato. Giusto, giusto. Davanti, che sei l'unica donna autoritaria di una certa età, quindi. Una volta usciti da questa lunga galleria, che ti rendi conto adesso che la vedi davanti a voi c'è della luce, ti rendi conto che probabilmente era qualcosa che era crollato in passato, adesso è molto ben fatta, per quanto sia piena di guano, che è molto ben fatta. Vedi che ci sono alla tua destra subito un corridoio parecchio lungo che porti in una stanza molto illuminata, oppure più avanti una stanza di una grandezza quasi ovoidale con una luminescenza verdognola. Come sei cinematografico, Nicola, con sempre le mani davanti alla faccia? Vabbè, visto che io comunque non ci vedo una male che lo sponsor almeno lo fai vedere. Vado verso quella che mi sembra un po' più luminosa, quindi dove spero di vederci un po' di più. Quindi faccio a destra il corridoio. Ok, tu vai a destra e vedi che c'è un corridoio molto lungo. Alla fine di questo corridoio c'è una stanza rettangolare con un bellissimo tappeto nel mezzo. È una stanza dove al suo interno sono presenti 5 statue. Ognuno di loro raffigurano una stessa figura, una figura molto molto bella. Vedi che uno ha un pendolo in mano e un goniometro, un altro ha degli occhialini e ha un abaco in mano, un altro ha una sciarpa intorno al collo, un altro ha una sigaretta mezza spenta in bocca e la panza un po' fuori e un elmetto da muratore in testa, e l'ultimo invece ha una toga, e sotto la prima c'è scritto A.G. sotto la seconda c'è scritto A.G. sotto la terza c'è scritto R.G. sotto la quarta I.G. sotto la quinta I.G. Nicola, se ci stanno le statue, io non so se hai letto il mio background, però Andrea ha preso la laurea doloris causa in giurisprudenza con la divisione della quartieri e quartieri di Troica, quindi io riconosco solo la statua di Julius Gualtieri, l'avvocato. Esattamente, tu riconosci subito il tuo mente. Ma quello è il principale. Ah, raga, ma siamo in sede, siamo. Dietro di lui, quando tu arrivi, vedi che c'è un tappeto particolare. Io il tappeto me lo ricordo bene. E quindi parto. No. Aspetta, Giovincella, ecco, attento al tappeto. Il tappeto non giraci a largo. Non c'è altro. Ascolta la voce dell'esperienza.
se allora, il problema, Andrea, se vuoi andare a vedere, se vuoi andare a vedere queste statue, sono proprio adagiate sul tappeto. No, guarda, è che io, nonostante la palese trappola che mi tendi, c'è il fatto che io sono su un enorme cigno corazzato e se passassi sopra il tappeto lo rovinerei. So perfettamente che tutto l'arredo degli studi regali della quartiera del quartiere è in leasing e quindi che non si rovina un cazzo, te lo scalano dalla busta paga, quindi io non tocco niente. La domanda che vi dovete porre è: che cosa ci fate voi qua? Bella domanda. Questa, guarda, me lo chiedo da tanto tempo. Perché che cosa avete fatto nell'altro specchio? Ucciso tutti. Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Abbiamo realizzato i sogni di un bambino. Abbiamo fatto schifo, ma avevamo l'esclusiva. Abbiamo oltrepassato delle prove. Brava, brava Cataratta. Le prove erano anche ovviamente diverse da quello come ve le ricordavate voi. Bene. In realtà era la stessa. No. No. Non vediamo nulla. L'unica cosa che so è poi un bicchiere di Bobbis al tappeto. Ora suppongo che insomma queste statue potrebbero aiutarci insomma nella nostra prova, però ecco, suggerisco cautela. Non sono arrivata a quest'età andando a caricare a testa bassa le statue. Allora guarda, facciamo così. Ma che cosa ci fa paura, le statue o il tappeto? Il tappeto. A me, io col becco del cigno alzo il tappeto. Giusto. Ecco. Stavo per fare una cosa molto più complicata. Cioè, ah, di specchi e leve volevo. Tu alzi il tappeto ed è un tappeto di bellissima fattura. Che sporta sti cigni. Sotto, vedi che sotto il tappeto effettivamente c'è un po' di sporcizia, ma è incrostato da parecchio tempo, non riesci a capire da quanto. E il tappeto saranno i resti di fagliarino. La copre anche in maniera anche decente, non succede nulla. De Tortis, io proseguirei. Allora proseguite. Davanti a voi ci sono tre porte alle vostre spalle. In una, Cataratta, davanti a noi ci sono tre porte. Davanti a voi ci sono le statue alle vostre spalle. Scusatemi, ci sono tre porte. Quella di mezzo, Cataratta, te la ricordi? Era la porta dietro la quale tu hai la certezza che Lavinio è perito. La porta è non troppo grande, però è più grande rispetto alle altre, all'incirca un 3,5 metri, abbastanza grande. Però da quello che ti ricordi l'interno era molto grande, sì, di quella porta. E anche il nemico al suo interno era... Sembrerebbe proprio un nemico da affrontare con un robot gigante. Sì, per vendicare Lavinio. Forse dietro qua potrei trovare delle informazioni. O addirittura lo stesso, il mio caro, povero Lavinio. E io vado verso la porta. Ma chi è ragazzo tuo? Il centro. Allora, Lavinio era il mio protetto, ecco, se si può dire. Lo abbiamo tirato su noi, dell'Ava, dalle garzilli vecchi a Raffoni. Tu apri la porta, l'interno è parecchio pulito dall'ultima volta, come tu lo ricordavi. L'ultima volta ti ricordavi che c'era questi blocchi di pietra insozzati, questo letto sporco gigantesco con una creatura che era alta più di 8 metri, questo che era una specie di ogre mutante putrido, c'era questo fuoco con questo pentolone gigantesco nel mezzo e continuava a ribollire al suo interno. E hai brutti ricordi. Al suo interno effettivamente è più pulito, l'odore non è proprio ancora dei più piacevoli, però al suo interno è presente un ogre gigantesco, vedi che è ancora abbastanza schifoso esteticamente, che ha un completo però addosso. Ci sono le foto di 5 gemelli, 2 sono segnati con una X e vedi che al posto della cravatta però questo ogre gigante ha
il tuo Lavinio mezzo greve mezzo insecchite, come se metà parte del suo corpo gli fosse estratta la linfa vitale, sta dormendo. Sta dormendo l'ogro, sta dormendo Lavinio rinsecchito. Lavinio non capisci se è morto o è vivo. Okay. Messo molto male Lavinio. E non ha un braccio, è tutto. E questo ogre sta dormendo, ma è. Cioè, putrido comunque. Per quanto abbia un vestito addosso, è comunque schifoso. Cioè. Povero il mio cucciolo, cosa gli è successo? Devo salvarlo. Ma due pezzi o tre pezzi il vestito? Quanti bottoni? Bottoni ne ha due. Ed è un taglio moderno, un decostruito, sì, magari. Un taglio moderno, cioè. Questa cosa non fa presagire niente di bene, di solito. Quando mi fa queste domande specifiche. Okay, comunque io ovviamente vedendo il mio povero Lavinio messo così e notando che comunque l'ogre sta dormendo, cerco di avvicinarmi il più furtivamente possibile. Sul cigno? Furtivamente sul cigno? Ci sarà una funzione overboard, no? Vabbè, c'ha pure le zampe palmate, quindi in teoria aderisce. Vai di metallo! È un cazzo di Mac! Scendiamo. Eh sì. Io no. Va bene, io me la rendo conto. Io aspetta, sto sul cigno. C'ho un'idea, c'ho. Potremmo usare Patrizio l'alabarda, cioè allunghiamo Patrizio come... Sai quei ganci per prendere i vestiti in alto? La barba patriziale, bravo. La barba patriziale. Se no chiedo a Tortis com'è che ha fatto a volare il cigno. Vabbè, se De Tortis vuole fare un altro viaggio del cigno, un altro ballo del cigno... No, gli chiedo come ha fatto. Se la fortuna gli arrivi di nuovo. Una combinazione di talento, ecco. Molto esercizio e studio. Allora, Cataratta ha fatto 9. Cosa vorrei fare, Cataratta? Io ho fatto 9. Ah, ma prima l'avevo fatto. Ah, pensavo di sentire adesso, scusa. No, prima era. Ok. Altro fortuna. Allora, tu vedi il tuo Lavinio. Sì. Io appunto vado da De Tortis, faccio scusa, giovanotto, ti prego. Insegnami come hai fatto a far volare questa diavoleria meccanica. Io devo salvare il mio cucciolotto. Gli spiego come ho fatto. Io devi di tirare queste due leve in maniera molto veloce. Ok. E spingere quel tasto lì. Ok, io lo faccio. Comunque sono super arzilla, i miei 80 anni sono stati con il mio cancer. Fai un tiro di fortuna. Nove come prima. Sono 9. Hai fortuna? 9. Perfetto, adesso ti diventa 8, ti entra. Tu riesci ad avvicinarti col tuo cigno, sì, all'ogre. A quest'ogre disgustoso. Fai conto che ha la mano grande come la testa del tuo cigno. Tu sei molto piccola, sei grande all'incirca come un suo dito. Mm-hmm. Yes. E quindi sì, vado. Proprio mi avvicino a Lavinio, ovviamente. Quindi davanti, di lato, quello che è. E cerco di usare appunto furtività per andargli proprio tipo sotto e farlo tipo entrare nel cigno. Lavinio, ti rendi conto che è legato col suo braccio rachitico con quell'altro con una catena a fargli il nodo, tipo così, intorno a questa camicia dell'ogre. Ah, pure lo shibari, eh? Bravo. Per tornare alla tematica del bravo. Ah, c'è tipo un lucchetto o ci sono solo ste catene? Tu vedi che ha le catene attaccate alle mani. A cui ci sono queste, cioè questi due lucchetti alle due mani, no? Uh-huh. Quindi probabilmente è tenuto così per fargli a mo' di laccio, di nodo della cravatta. Uh-huh. Ed è bloccato. Non capisci se è incosciente, se ormai si è rassegnato o se è morto. Cioè, tu lo vedi lì. Metà è sempre bello come te lo ricordavi, con questi capelli sempre bello, questo fisico. Dall'altra parte, però, è tutto risecchito, no? Tutto il braccio che è quasi rachito. Uh-huh. E niente, uso serrature su lucchetti. Bravissima.
Hai visto che per alla terza giocata qualcuno usa l'abilità per quello a cui serve veramente quell'abilità? No, ma in tre giocate iniziate a capire le regole, va alla grandissima. Va bene, allora tiro serrature. Sette su sette. Perfetto, se sette. La fai, ma devi come fai? Cioè tu esci dal cigno adesso, immagino. No, perché mi ero posizionata, cioè io sto comunque questo cigno che vola, mi sono posizionata. Quindi cioè tu sei lì che cerchi di armeggiare. Esatto, cercando comunque di infilarlo nel cigno, cioè io ho da sotto così che le gambe stanno dentro e quindi cerco di aprire sti lucchetti. Perfetto, tu apri il primo lucchetto, senti un click. Fammi un tiro con tirami un D6 per favore. Sei. Perfetto. La tua pelle totalmente si squama, ecco. Diventi come un pesce e inizi a puzzare terribilmente, tanto che Lavinio gli entra, gli viene il suo naso, viene insozzato da questo odore schifoso. Funziona da sali. Esatto, si sveglia, ma vedi che si ritrae da te. Puzzi troppo. Anche voi che siete lì vicino sentite un odore disgustoso. Più del guano. No, vabbè, il guano in confronto era acqua di rosa. Vabbè, cerco di sussurrargli. Lavinio, tesoro, sono io. Non fidarti del naso, fidati degli occhi. Lo so, è strano che io te lo dica, però fidati dei tuoi occhi. Sono io, Cataratta. Chi ti guarda? Cataratta. Non sono più Lavinio che ti ricordavi da quando quei fratelli hanno deciso di creare questo dungeon d'avanguardia, la moda. Non è più come prima. Anche l'ogre. Non... guardalo, anch'io sono diventato uno strumento di bellezza dalla mia bellezza che ero, adesso sono la cravatta di quest'ogre qua, eh. Il dramma della borghesia è tutto. No, Lavinio, no, no, troppo... non devi mai pensare, tu non sarai mai un accessorio. Ma sì, tu non puoi capire, no. Parlano solo di fare delle cose in delivery col business e tutto, hanno gentrificato il dungeon, una roba terribile. Tu non hai visto Lavinio, tu i sei... consulenti elfi che hanno preso più avanti? No, Lavinio, tu sei più di tutto questo, sei molto molto di più di un ingranaggio in questa terribile macchina. Sono una cravatta. Vieni da me, Lavinio, vieni via. Che braccio gli hai tolto? Io boh, il destro? È quello, dimmi se è quello rachitico o no? No, quello forte. Cioè perfetto. Quello... tu lo tiri sopra. Tirandolo sopra, logicamente il braccio secco è come se fosse un ramoscello. Si stacca. E penzola sul corpo dell'ogre. Adesso c'è Lavinio con te. Perfetto. Rivolo via. Uh-huh. Rivolo torno. Voi altri vedete la scena. Che cosa volete fare? Io sono commosso, piango. Abbastanza... Io sto col dito così da due minuti sul tasto per sparare i razzi. Ecco. Sì. Grazie per aver aspettato. Posso dire solo grazie per aver aspettato. Non era scontato. L'ogre è tranquillo. Non l'avete svegliato. Ma l'ogre ce l'ha un badge che ci fa capire qual è il suo ruolo all'interno di questa agenzia. Vedi che ha un badge. Chiaramente è Charlo. Ha un badge. Però non riesce a vederlo. È di lato. Adesso poiché Lavinio si è anche spostato, si è girato. Quindi vedi che ha questo badge che è grande. Tipo così. E non riesce a vederlo. È lunga. Io comunque allora, verso la sicurezza.
io mi metto in piedi sul becco del mio cigno meccanico. Comunque, ragazzi, i cigni meccanici sono una svolta. Sono una svolta. Mi metto in piedi sul becco del mio cigno. Visto che il cigno c'è il collo lungo, faccio distendere il collo del cigno in modo che, come un montacarichi, mi porti vicino al badge per leggerlo bene. Stacce. Imparare del di no ai giocatori. Dai, alla penultima, Nico, alla penultima. Però pure che c'è offri un desiderio, cioè. Ci sta, è bello, divertente questo, vabbè, certo. È un gioco di ruolo. Tu sei sulla testa del cigno, sei ribelle, quindi ti spingi. E vedi che effettivamente c'è il simbolo della Gualtieri e Gualtieri e ovviamente c'è scritto Head of Security. Ovvio. Il nome c'è scritto. La guardia. Il nome c'è scritto Ogre Pustoloso. Oh. Beh, Pustoloso è il cognome. Esatto, Pustoloso è il cognome. Mutante anche vicino. Il secondo nome. Quindi è il signor Ogre è Ogre P. Mutante. Cioè, secondo me uccide che dentro la quercia, vabbè, gli aveva sterminato tutti praticamente. Però. Ma a noi che ci frega dell'Ogre, scusate. No, ma infatti, mo che ho visto questa cosa, io mi ritiro indietro. Possiamo pure uscire, no? A me poi c'ho 20 anni, quindi le guardie non mi piacciono. Quindi io ho recuperato la di base. Ho fatto quello che devo fare. Continuerei l'esplorazione, cercando una sfida che possa finalmente dare senso al nostro splendido Iron Swan. Voi uscite da questa stanza e avete due corridoi, uno a nord e uno a sud. Cataratta conosce bene quello a sud, il terzo, ma erano tre. Quello a nord non ci siete mai entrati. Io lo dico ai miei compagni. Che c'è in quello a sud? Quello a sud che cosa c'era? C'avevo pure la cartina torta. Vabbè, ma te lo dico io, Cataratta, cioè non è un problema. Quello a sud aveva portato nelle residenze degli gnomi. E proseguendo vi ha portato nella stanza principale dove c'era questo ceppo di albero maligno gigantesco con cui avevate ingaggiato un frenetico e sanguinolento combattimento Cataratta con i suoi compagni. Sono sicuro che per un fazzoletto, ragazzi, vi sento. Sì. Vabbè, io ovviamente lo ridico. C'erano quei gnomi, che brutta battaglia, brutta. Sembra figo. Che minaccia possono rappresentare degli gnomi? Possiamo batterli, possiamo fartela. Abbiamo dei cigni. Abbiamo dei figli. Effettivamente i cigni non ce l'avevamo l'altra volta. Beh, visto che questo è il prodotto dell'arma più forte che esista al mondo, il desiderio di un bambino, io chiederei al piccolo che cosa vuole vedere. Andiamo al nord, non l'abbiamo mai visto. Ecco. Colpa mia. Bello di casa, bello, bello lui. Strazio, se continui a fare la stronzo ti tolgo il cigno. Lo può fare. Invece ci sono miei e ci gioca, che dico io? Chi sceglie la porta la apre, no? Ah, regola non scritta, giusto. Chi sceglie andiamo la porta? Scelto? Andiamo a nord. Nord. Ti sei mutato, Nico. E ci piaceva così. Era per suonare per soffiarmi il naso e non volevo fare casino. Nella porta a nord, voi entrate. E c'è un arco fatto totalmente di alberi intrecciati, è molto grande, è alto all'incirca 4,2 metri, è un passaggio a volta e ci sono questi intagli arborei e vedete che è tutto estremamente bello. Cataratta, tu sei già stato in questo dungeon, non hai visto questa parte, però è incredibilmente ben fatto. Bello. E vedete sentite, ecco, l'unica cosa differenza è una forte umidità e dei suoni strani, come dei versi di uccelli, dei versi di grossi felini,
provengono da una stanza all'incirca una quindicina di metri a nord-est da voi. Va bene, abbasso la testa perché stando sul cigno c'è il rischio che tocco la volta dell'arco e passo. È tutto fatto come se fosse natura selvaggia, ma estremamente posticcia. L'unica cosa come se fossimo in un parco a tema. Esattamente, è molto intenso l'umidità. L'umidità con che è intensa. Cazzo mi frega, c'ho l'aria condizionata accesa su caldo. Dry. Abbasso la testa perché stando a 3,5 metri d'altezza sul cigno, c'ho paura di sbatterla sulla volta e passo. Io sono molto contento per il motivo arboreo, perché a 20 anni Andrea era anche nel periodo Wicca. L'aveva tutte veramente, eh? Veramente sei incagabile a quell'età. Cren, tu adesso che sei un'insalata reale, mm-hmm, sei una Caesar salad, ti rendi conto che sei molto in forze. Cioè questa umidità forse ha del fertilizzante, c'è qualcosa. Potrei quasi diventare un'insalata proprio ancora più augustea proprio, una roba... cioè questa umidità ti piace molto, senti proprio che stai diventando sempre più croccante, c'è cioè proprio no, con l'umidità è croccante. No, ok, sì, ok, perché se non sei un vegetale, sì, sì, ok, pensavo ai miei cosi, ai pezzettini di pane abbrustolito, no, quelli no, quelli diventano un pochettino crouton, grazie, crouton. Bene, io sono contento, tanto sono nel mio cigno rosa, tra l'altro che ha alle sue spalle un porta zucchina con appoggiata sopra la sua mozzarella, cetriolo con la mozzarella sopra appoggiata tipo dietro, tipo sai redneck che c'hanno il portafucile dietro il pick up, io ci ho messo esattamente porta cetriolo. Si va avanti, tanto io onestamente aspetto il momento, grazie, mi danno qua, lo posso mettere qua dietro. Che strana cosa è successa un pochino, cioè dalla regia è arrivato un cetriolo, frutta, no, verdura, mai chiamarla perché potrebbe arrivare, potrebbe, a questo punto potrei chiedere anche altre cose, vabbè, no, niente, io onestamente aspetto il momento esatto in cui potrò finalmente scatenare la furia del cigno in un mega cigno zord, onestamente, anche perché qua io potrei stare qua semplicemente, sono molto contento, ma i miei sensi di verdura colgono qualcosa in particolare, qualche minaccia, qualcosa di... No, tu più che senti... Scusami, che abilità avevi come insalata? Avevo senza dubbio essere molto croccante. Comunque abbiamo raggiunto i livelli di GDR oltre ogni altro livello, cioè che livelli, che abilità hai come insalata? Scusami. Avevo senza dubbio essere molto nutriente, molto croccante. Sì, poi avevo tipo il dominio sulle piante, sulla verdura fondamentalmente. Parlare, immagino, con le verdure anche. Proprio che sussurrava. Fammi una prova in questo, per diciamo sentire le piante. Ok, su fortuna, immagino. No, dimmi se hai un'abilità, usa l'abilità. Guarda, in teoria purtroppo avrei astrologia. Cucina, vale cucina forse, se sono roba da mangiare. Ma sono non vale cucina perché potrebbe essere un arbusto. Fammi un tiro allora in fortuna. Ok. Arriva. Io 11, quindi è passato. Perfetto. Tu senti una creatura clorofillosa, mm-hmm, molto possente, mm-hmm, all'interno, appunto, in questa stanza a nord-est. Lo capisci perché senti proprio che sta pompando qualcosa dal terreno. Si sta nutrendo proprio. Esattamente. E senti che è molto onorata, come se qualcuno gli stesse facendo dei complimenti. Senti proprio che era ingalluzzita. Cioè, proprio presa bene. Sì. Beh, andiamo avanti. Cerco di capire più o meno dove potrebbe trovarsi questa pianta ringalluzzita. Ah, c'è un cane, che bello.
entrando all'interno della stanza, tu vedi che è una caverna naturale gigantesca, è alta oltre 15 metri, il pavimento è di terra grassa, un terriccio di un nero profondo, tutto intorno c'è questa giungla sotterranea, piante e alberi molto grandi, sono promessi tutti quanti come se fossero piantati in una certa... con una certa criterio. Ma ok, un orto. No, no, è come se fosse finto, come se fosse possibile. Cioè, le palme sono perfettamente equidistanti uno dall'altro. Ah, ok, okay. Sono equidistanti uno dall'altro. Tutto posticcio, abbiamo visto, tutto punto posticcio, sì, sì. In fondo c'è quello che sembra raffigurare una statua in legno di questo... l'hai già vista questa statua qua? È una statua che è uguale a quelle che avete visto nelle altre cinque, però ha una sciarpa intorno fatta di liane. E sotto c'è effettivamente un essere vivente. Catalatta, tu hai avuto modo di riconoscerlo. anche tu, Andrea, lo riconosci perché assomigli in maniera folle a Julius Gualtieri. Ed è questa persona che guarda questa incredibile creatura di legno e arbusti, fa: tu sei il mio oggetto d'arredamento più bello, sei, come va di moda adesso, sei totalmente naturale, fai bene all'ambiente, sei il mio meco sostenibile. E questa creatura gigantesca sta assorbendo energia dal terreno. Andrea, quello che vedi, che a differenza di Julius, di come te lo ricordavi tu, questa persona qua, che è Rigoberto Gualtieri. Che c'ha la erde moscia, però. Oh, scusami. Tu sei la mia creatura meravigliosa, va bene? Sei il mio meco sostenibile. È diverso da come ti ricordavi anche Julius, anche da come è raffigurato, cioè è più palestrato, è proprio super alla moda, cioè è come se fosse corrotto dal vil denaro. E io mi affaccio dal mio cigno e gli faccio: Scusi lei. Sì. Sì. Cosa ci fate? E lei. Ah, e noi. Beh, noi in realtà non lo so. Bene, bene. Cosa sono quegli abomini di metallo? È brutalismo industriale, cara. E tu che stai a fare invece? Scusa. Guarda che sono cazzi miei. Capito. Questa qua è dove io creo, è la mia zona. Ho capito, ma qui tu mi stai chiaramente attingendo alla Gaia, la forza vitale che si impermea in tutto ciò che è naturale, anche negli spiriti, e lo stai corrompendo e deviando per il puro profitto. E se permetti a me sta cosa, ne va pure mezzo a girare i coglioni. Ma che cazzo stai a dire che sei sopra un mecha di metallo qua che mi stai insozzando con il gas di scarico? Guarda, allora, quello, guarda il gassetto lì che ha l'aria condizionata a cannone calda qui dentro. Senti, allora, pezzo di merda! Oh, ma mo mi fai sbroccare sul serio, primo! Come vedi, la nostra formazione va avanti a energia solare. Siamo green, porca puttana! Numero uno. Numero due, tu stai prendendo qualcosa che è a beneficio di tutte le creature viventi e lo stai usando per il tornaconto tuo e della tua corporazione mangianime, vacca schifa. Sì. Ma posso attaccarmi in quanto pianta a questa linfa vitale per diventare anche io enorme come... Chiedo, proviamoci. Mentre c'è questa discussione in corso, io scendo. Rotoli. Esatto. Tu rotoli verso dove lui sta ciucciando per terra. Sì.
tu vedi che questa enorme creatura ha questo gigantesco uomo grasso. Ma se ti amo, bro, ma se ti amo. Per un attimo ero rimasto molto confuso da questo. Mamma mia, come io faccio? Il cibo. Questo gigantesco uomo grasso è diverso da com'è il Gualtiero per terra. Scusami, il Gualtieri per terra. Scusate, quello chi è che è più... la saga della patata? Quello invece, questo qua è terribile. Davanti a te, bomba il pignedo. Kren, c'è sta questa radice gigantesca, sta aspirando dal terreno. Come vuoi fare tu? Sei un'invidia, tipo. No, intanto non sono quella stronza dell'invidia, perché ci ho già discusso. Ok, sei una lattuga. Ci ho discusso con quella là, non ci voglio parlare più. C'hai i nervi saldi e un iceberg. Madonna. Bene. No, e io ovviamente estendo una delle mie radici, che comunque insomma posso protrudere dal mio corpo per anch'io per ottenere il nutrimento necessario. Perfetto. Fammi un tiro in protrudere. Esatto, lo sapevo, mi abitavo un tiro in protrudere. Ma non volevo farti fare un tiro, però protrudi. No, non me lo devi far fare, che è come allungare una adesso mano. Adesso tu mi protrudi, cazzo! Senza virgola. Scusa, con la virgola, aspetta. È vocativo. Ok. Va bene. Sarà sottile, però è arrivata. Sì, però protrudo. Quanto hai protruso? Ho fatto 3, quindi ho protruso. Hai protruso la grandissima. Le tue... Mai protruso così in vita mia. Le tue piccole radici entrano dentro questo terreno che ti dicevo che era nero, grasso, profondo, pieno di nutrimento. Solo che ti rendi conto che la natura qua è corrotta. Qua ormai si pensa solo ai soldi. Tutti gli ideali, ti rendi conto che questo qua era un dungeon creato dai lignomi, dai goblin, dagli scarabei magmatici, c'erano gli ogre, era un dungeon pieno di morte e distruzione, ma era vero, era naturale. Adesso non è più così. Mostre d'arte, risorse tirate via la natura, vendute ai popolani a prezzi folli, false lauree in giurisprudenza solo per prendere i soldi agli studenti ignari che non sanno che in realtà non si sono mai laureati. Ma quindi tutto il dungeon questo... al CEPU? Esattamente, è il CEPungeon. È un qualcosa di vergognoso questo logo qua, è corrotto. Sì. Tu ti rendi conto che non era così. Ovviamente no, schifato, tolgo le mie radici da questo luogo orribile, risalgo velocemente sul mio cigno rosa e, ancora colpito da questa dall'ondata di schifo, premo ogni tasto possibile per dare fuoco a questa baracca. Tu fai per te, tu sali sopra, intanto vedi che c'è la giovane Wicca ormai, cioè nel senso ho perso ogni ragione, a Andrea muso duro, lì, ma anche voi... Non, Cataratta è l'unica che era stata in questo dungeon, evidente te lo ricordavi in maniera diversa. Sì. Beh, The Tortoise vorrebbe dare fuoco a tutto quanto. Staffington non ha ancora potuto utilizzare le sue chiavi. È Bimbo Ragno, è lì che... Ma perché quelle di Staffington sono chiavi... Quelle di Staffington sono chiavi di lettura. In realtà volevo fare una cosa diversa per una volta. Sì. Siti tutti? Allora, siccome ho capito che questo luogo della natura è corrotto, lo voglio riportare alla sua origine benevola, e perciò tiro fuori dalla tasca il mio sole e evoco il potere della fotosintesi. Giusto. Guarda, Nicola, ci hai dato talmente tu tutti gli elementi che è di una coerenza a cui ti puoi solo arrendere. Questa roba si scrive da sola. Il punto è che la fotosintesi alle piante fa molto bene, non fa male. Sì, quindi ma io non voglio fargli male, voglio riportare. Sì, però io ti sto ricordando che c'è il tuo compagno vicino che stava per lanciargli un getto di fuoco, se non l'ha già lanciato.
Non ho lasciato ancora niente, anzi stavo dicendo a De Sortis. Lui ha detto ti guardo. Mentre c'è Andrea che sta lottando, la fotosintesi intorno a questo Gualtieri gli crea un bellissimo vestito, lo viene ricoperto da questo muschio meraviglioso. E vedi che Gualtieri è felicissimo, felicissimo, altri soldi che saranno per entrare nelle tasche. Chiunque vorrà un suo golem che è meco sostenibile. Ma è bellissimo. Quindi solo ti guarda e ti ringrazia. Niente grazie. Ma no. No, invece tutto è gratis. Questo dammi, è tutto. Dammi quel sole, per favore. È molto bello. Quanto vuoi? No, non è in vendita. No, no, è in vendita tutto. Tutti. Quanto vuoi? Appunto. Brava, brava. Ascolta, ascolta la tua amica qua, IP del cazzo. Bravissima, è il sole di tutti. Come te lo puoi tenere? Diglielo. Diglielo. Guarda, c'ho... Ti mando il mio IBAN. Ma che cazzo stai dicendo? Cos'è un IBAN? Vuoi pagarmi il sole? Qui ho l'IBAN, te lo mando per email e spingo il tastino del razzo di prima. No, mi dispiace Riccardo, l'email non c'è, cazzo! C'è send, c'è scritto send, poi quello che manda non lo sa. Esatto, magari è sabbia. Vabbè, avevo un razzo viaggiatore. Scusa, Nicola, ma io voglio dire a questo signor Gualtieri... Ma tu quindi vorresti che la gente... pagasse per vedere questa bellezza naturale? Ovvio. La natura è di tutti. E detto questo cerco, provando a spingere il tasto giusto, a sparare un missile sul tetto del dungeon, di modo che si squarci e tutti possano vedere gratuitamente la meraviglia della natura. È un dungeon. Sembra per niente una pessima idea. No, per niente. Terra. È un dungeon sottoterra, cadrà sulla nostra testa, ma va bene. Vai, dimmi che ti dispiace adesso. tira per colpire. E che tiro? Vado su combattimento con arma o... Anzi, facciamo che... Visto che... un cazzo, io cerco solo di reagire alle vostre... È vero, Nicola. Tu sei inconseguente. E visto che voglio sparare tutte le mie munizioni contro il tetto, uso l'abilità di Nati fuori tutto. Fuori tutto. Cioè, che come nella seconda... Quindi mando fuori tutto. Ed è 7. Vediamo un po'. Devo andare sotto o sopra, visto che è per colpire? No, è contrapposto. E ho fatto 6, quindi sto pure sotto. Non c'entra nulla, perché è contrapposto. È contrapposto, se ne dovrebbe far lui. Quindi è meglio fa più alto. Pensavo che fosse contrapposto di quanto è il successo. No, dai, perché stai quando tu lanci il razzo, ruolo di cui hai scritto le prime regole a base in questo un attamino momento. Di sì, ma le conosco. È terrorizzato per un attimo Gualtiero. Scusami, il Gualtieri, l'interior designer, che nome che gli avevi dato? Rigoberto Gualtieri. Rigoberto. Che un missile all'interno di un dungeon pieno poi di natura, per distruggere. Il meco sostenibile allunga una mano per prendere al volo e ti rendi conto di quanto è grande in compenso a te. Di 6 più 4. Mi prende al volo il razzo, vedi che lo spegne, usa un cerino, lo mette a terra e si innalza in tutta la sua maestosità e la sua grandezza. Rigoberto si sposta, va dietro e il meco sostenibile, vi corre addosso. Oh, vogliamo dichiarare... incazzato. Vogliamo dichiarare la pausa con la formazione? Va bene, dai. Così siamo almeno pensate alla formazione, va bene. Allora, bentornati dopo questa pausa che vi posso assicurare è stata veramente illuminante e istruttiva. Questa musica è l'assemblaggio dei robottoni. Ah, cioè, perché adesso mi dovete ruolare bene, perché davanti a voi c'è
questo mecha di legno gigantesco, ma questa adesso, grazie al potere della sostenibilità e della fotosintesi di The Tortoise, il sole di The Tortoise gli ha dato questa armatura di muschio. Sentite proprio la clorofilla penetrarvi dentro il naso, cioè una roba bellissima. Andrea, tu che sei tipo una mezza wicca, sei... e Tabrizi, nessuno ancora ti ha fatto gli auguri del tuo compleanno, eh? Ma Lorenzo non beneficia degli stessi infatti effetti. Io fondamentalmente sono diventato tipo un'arma gigantesca. Tu sei una, sei una palla di muschio. Una palla? Chi è che... Roberto? Roberto ha deciso che era già quittato. Ha foldato, eccolo qua. No, ecco. Bibbo, la trasformazione me la immagino come quella di Sailor Moon, però sappiatelo. Ognuno c'ha la sua piccola coreografia, se vuoi te le raccontiamo. Sì. Beh, ovvio, cioè adesso ognuno di voi dovrà raccontarmi la vostra trasformazione. E poi soprattutto come muoverete il... Abbiamo anche un contributo. non lo vedo, raga. No, beh, è solamente una mappa. Ma cos'è? È una roba. Su WhatsApp Roberto ha mandato un contributo col vero aspetto di Iron Swan. Esatto. Ho paura. L'abbiamo già mandato. Adesso lo rimandiamo. Ah, no, c'è... L'hai mandato il contributo, non l'hai visto? Ah, ok, bene. È una roba di... è talmente brutto che fa il giro e diventa un capolavoro. Ci sono abbastanza d'accordo. Partiamo dal basso o dall'alto? Che cos'è sta roba? Beh, la metto su immediatamente. Ok, Roberto è tornato, quindi... Allora, aspettate qua, ragazzi, come tutti i mecha... Martino, perché Roberto è tornato ma non si vede il bimbo ragno? È vero. Aspetta che vado a vedere. Vai, fai le tue magie. Perché adesso, come tutti i mecha che si rispettino, bisognerà che c'è il capo e bisognerà muoversi a sincrono. Certo. Con i lag della connessione. E poi soprattutto, cioè voi avete una grandissima esperienza in guidare mecha, no? Immagino. Ammazza. Fitto. Beh, quindi... del resto io ho 20 anni, il corpo di una donna che cresce e cambia è il mech più difficile da controllare. Io sono una cazzo di lattuga. Cazzo? No, sei una palla di... Comunque, adesso qua ragazzi mi dispiace, ma in mano a Bimbo Ragno, perché Bimbo Ragno è la testa da cui si attacca. Vabbè, tutto il suo sogno, è il sogno di un bambino. Quindi unisco le braccia... Guardo tutti gli altri e faccio go power cigni. Go power cigni. Io avvicino lentissimo. Come funziona? Come si trasforma il tuo cigno? Ragazzi, qua stiamo per raggiungere dei livelli altissimi del GDR, della storia del GDR italiano. Raccontami l'evoluzione del tuo power cigno. Tiro entrambe le leve in avanti. Il mio power cigno spiega le ali, li ripiega all'interno mentre è a mezz'aria, apre una porzione posteriore della sua coda e aspetta che Riccardo Torti entri a comporre il busto. Okay. Perfetto. Grazie. Allora... molte grazie. Poi io sto il busto, perciò devo aprire un sacco di cose per far tagliare. Casino. Vabbè. Io vai, io... vergognati. Riccardo, sopra di te. Sì. Il power cigno bianco. No, ho visto tutto. Per fortuna sono le parti del cigno che si assemblano. Ma voi lo provate sulla vostra pelle. Andiamo avanti. Il cigno davanti a te ha... come si chiama? Non voglio stavocare perché... Il culo. Non è quello che ha aperto. Sono le piume posteriori tutte alzate e faccio così. Ok.
Il mio cigno, che è un grande ballerino, danza su in punta di piedi e danzando, vorticando, inizia a librarsi in aria e facendo una sorta di turbinio velocemente si insinua col becco rivolto verso l'alto nella parte posteriore del piumaggio. Nel momento in cui si fissa, tipo uomo vitruviano, allarga piumaggi e zampette, che sono i punti dove si dovranno agganciare gli altri, e dal petto inizia a illuminarsi la luce dei mille soli che ci darà la forza. Perfetto. Capito? E quindi anche la tua postazione tipo si gira, mi immagino, no? Certo, è tipo la postazione. Beh sì, certo, mi metto in davanti. Perciò la mia testa in realtà vedi dal busto. Perfetto. Che rumore fa il cigno quando si attacca? No, sì. Più o meno così. No, quello no. È dopo. Ah, ok. Quando si sta. E fa what a what. Perfetto, c'è la testa e il busto che si sono connessi. Ok. E tutto in quanto fronte c'è go power cigno. Wow. L'urlo del cigno. Bel momento. Benissimo, per Twitch Italia, grazie per la richiesta di partnership, è sempre valida, dopo ne discutiamo settimana prossima. E, chi sta? C'è braccio destro, braccio sinistro, gamba destra e gamba sinistra. Dici tu Nico. Ah no, ma... io qua alzo le mani proprio. Qua il capo è Bimbo Ragno, non guardate me. Bimbo Ragno, io immagino che tipo adesso. Bimbo Ragno sia tipo io ci ho fatto dovete coordinare, siamo una squadra, siamo la squadra. Va bene, G dai. Va bene dai, vado con braccio sinistro e Andrea Andrea, scusami, tu sei il braccio destro perché scusami. Era la barda patriziale. Andrea prende Patrizio e gli stende la colonna vertebrale tantissimo fino a farlo diventare lungo come una labarda. Dopo averlo fatto, stende le braccia e i suoi vestiti spariscono come Sailor Moon. Tu sta buono. E come Sailor Moon, in questo momento è una silhouette di luce e nudità. Andrea, se non fosse che il cigno di Giada sottostante esplode nel suo piumaggio e si ricompone attorno a lui in una corazza, le cui piume protruse formano quasi le dita di un pugno che si stringono attorno alla rabarda. E andando in retromarcia con il tipico suono di un camion che va in retromarcia, si aggancia alla spalla destra del busto di The Tortoise con un clac-clunk molto sonoro, alla fine del quale Andrea si gira verso il busto di The Tortoise e gli fa: ti è piaciuto? Allora, dall'altra parte ovviamente invece c'è tipo questa palla di loro, questa palla verde che ormai sono diventato io, tipo che lì che esplode, poi la sedia si ruota in modo da far sì che tipo il collo del cigno faccia il braccio e un'ala faccia, diciamo, attraverso tutte le varie parti facciano le dita dell'altra mano. E nel frattempo però, mentre si aggancia ovviamente con un normalissimo flop, perché tutto è avvolto nel verde sto cigno rosa, ormai è tutto pieno di clorofilla, praticamente la potenza del diciamo di tutta sta roba e del fatto che fondamentalmente sia una specie di enorme zucchino, cioè diventato anche cresciuta anche la zucchina gigantesca che avevo, che spunta nella mano e diventa il dual wielding dall'altra parte, quindi c'è un enorme zucchino con sopra una gigantesca mozzarella pronta a colpire o volendo a fare anche da scudo, quindi potrebbe essere anche l'altra parte. E quindi mi attacco in questa maniera, così, con questa enorme mozzarella gocciolante dall'altra parte. Ti piace? Sei contento? Adesso? Cioè, quindi c'è da una parte c'è la labarda patriziale e dall'altra parte lo scudo mozzarello. Lo scudo mozzarello. Esatto. Lo scudo mozzarello. Okay. È una zizzona ormai. Vado io? Andiamo avanti. Io non voglio anche immaginare il combattimento, cosa sarà? Ti ricordi quando la cosa peggio che facevamo era rianimare una cavalla oppure mettere una oppure usare un disco per portare un cadavere?
Sì. Esatto. Ti ricordi quando era, come era bella la vita in quel periodo? Sì, infatti. Vado io? Vai, vai. Prego. C'è Bibbo Radio, Bibbo Radio lì. Immagino che tu sia in frenesia o sei calmo. Come sei, Bibbo Ragno? No, no, sto per te. Venga, venga, capo, venga, fermo. Tutta a sinistra, capo, capo. Cataratta. Ok, yes. Tu sei la gamba? Sinistra. Ah, ok. Yes. Allora, quando inizia questa trasformazione, c'è uno strano venticello che mi avvolge, mi fa ballare tutte le rughe, insomma, una scena orribile. Vento, esatto. E ovviamente c'è una musichetta che parte quando il mio ciglio comincia, insomma, a mettersi in posizione, ed è una mazurka, ovviamente. Dovete immaginare proprio la mazurka da balera. La tipica mazurka giapponese, delle sigle, certo. E semplicemente, appunto, si staccano le ali, si allungano in realtà, devo diventare una gamba, quindi si sganciano. Cosa sta? Ah, ecco, bravo, perfetto, ottimo, grazie. Si stacca quindi tipo il collo, si mette dritto con il busto, le zampe si uniscono, tutta questa cosa, e la forma che assume è tipo un'anca d'acciaio con il piede, tipo con una scarpa ortopedica. E quindi sulla note della mazurka io mi infilo. Ci vengo a dire che volendo il mozzarella scudo può funzionare anche come camminatore. Ecco, perfetto. Nel caso... Io penso che no, tutti non i più lo grandi fare, mecha designer, tutti i più grandi mecha designer... Salutiamo Tomino. No, c'è Tomino che è rimasto male di come hanno, diciamo, bullizzato la sua serie. Cioè adesso dice, ecco, questa è una merda, questa è, proprio questa è. Cioè, Tomino andrà dalla Bandai e fa, adesso fatemi il Gunpla di sta merda qua. Noi vorremmo onorare la mazurka. Che ci ha chiamato Anno e ha detto che fa almeno la versione rebuild. Non ti è piaciuta la mazurka? Potevo mettere liscio, vabbè. No, va benissimo la mazurka con la scarpa ortopedica gigante e il mozzarello camminatore. Vedrai quando arriverà Shin Cigno Zord poi fra qualche anno. Dunque, o Death and Rebuild di Bimbo Ragno. Ho paura. Si crea, e... manca solo l'ultima parte. C'è la scena in quella fine, tutti applaudiamo Bimbo Ragno. C'è la scena in quella fine, tutti... No. C'è la scena, no, dove io mi cavo gli occhi, al posto di mettere a posto gli occhiali, mi cavo gli occhi. Però c'è la scena in cui alla fine c'è te che strozzi Roberto, credo. Se sì, non probabilmente. Che ti dice il peschio. Staffington. Con un enorme Dario Sicchio che spunta dall'alto. Staffington, che deve diventare la gamba destra, di base abbassa la webcam. Eccoci. Cosa stai facendo? Perché sulla gamba è meta, lascia fa, è meta. No, è mecha. È diventata una gamba destra. Ah, sì. Ma l'hai staccata da un'Eva? Sì. Bestia, sei una bestia, sei. Ma sei rimetto. No, com'era? Non c'è più niente di sacro. Ma proprio oggi poi che hanno annunciato. C'è il 13 agosto, c'è tu. E diventi così, cioè sì. Diventi un umano che tiene una gamba attaccata a un mecha. È l'unica gamba, sì. Che con la F, con la F cofita all'alta. Tra l'altro sembra un po', cioè, ha il becco giallo lì sul ginocchio, sembra proprio un cigno. Vedi che torna tutto? Marchino, prego, cioè, non dire cose che non sai. Cioè, tu non sai anche cos'è Evangelion, probabilmente, quindi non... Però effettivamente è l'unica cosa sensata. Penso, sto cercando di portarti sulle... Cioè, no, cioè una gamba, la gamba destra e la gamba dell'Eva 02, cioè, Non secondo il mio schermo. Sì, e Staffington diventa Asuka, però vabbè, lo stesso, che contributo di Roberto. Ah, è arrivato il contributo di Roberto. Fatemi vedere com'è il megacigno.
questo qua è il disegno dell'Iron Swan. Quindi adesso c'è. Penso di. Cioè ogni volta sono convinto di aver toccato vette bassissime e non. Se qualcuno se lo tatua, ve lo pago invece, io il tatuaggio di sta qua. Need Games, chiunque si tatua, sta qua, Need Games vi paga il tatuaggio. Marchino, non diciamo puttanate adesso così proprio. Swan Games potrebbe diventare. Sì. Swan Games. Dai, ci siamo formati, siamo okay. Bellissimi. Cioè, davanti vedete questo, il meco sostenibile che vomita, linfa, cioè proprio... Non so fa. Perché adesso ognuno di voi sceglierà un'abilità per questo meco sostenibile. Avrà 6 abilità, quindi, a 50 punti ferita, che sono un boato. Ma dovete scegliere un'abilità. Vi ricordo che le abilità, almeno spero che lo sappiate, sono i tiri che dovete fare, le varie abilità per superare. No, non sta Martino, me le segno io qua. Prego, Bimbo Ragno, sta a te, hai creato tu questo abominio, quindi prego. Attacchi vocali. È come un buff. No. È come un buff, se lancio l'attacco vocale do un bonus all'arto interessato. Ok, attacco vocale, scrivo bonus arto interessato. Quindi la testa fa questo, il torso, il torto, vai. Il raggio di luce, come lo chiamiamo, Robè? Assolutamente non palla di fuoco si chiamerà. No. Urlo protonico? Urlo protonico. Che cosa fa l'urlo protonico? I danni di una palla di fuoco. I danni di una palla di fuoco. Mi sembra ovvio. Ma non è l'ultima sessione, se questo. No. Non è una palla di fuoco, fai danni di una palla. Puoi far finire tutto adesso se sei molto bravo. No. Però c'ha l'effetto grafico visivo di Capcom versus Marvel quando Psylocke, quando Ciclope spara. Sì, che c'è la roba gigantesca così che occupa tutto lo schermo. Il più bello attacco speciale che ci sia. Urlo protonico. Che cazzo. Braccio destro. Nicola, te lo ricordi che alla fine della terza stagione ti ho spiegato il significato di un termine più o meno romano che era aspizzare? Spizzare. Quando fai un colpo a spizzare. E quindi la mia abilità è toccare appena lo spizzare, no? No, è no, dal basso verso l'alto a schiaffare, no? Dal basso verso l'alto. E quindi la mia abilità è... La mia abilità è... Te c'è bisogno dei ripassi del romano, comunque... Aspettare a biliardo è il colpo di striscio che prende la palla. Ma non stiamo a giocare a biliardo. Ok, però nei locali del quadrato è quel colpino, tocchi di striscio. Sapevo io spizzare. Il mio colpo quindi è alabarda a spizzare. Alabarda spizzata. Invece che alabarda spaziale, alabarda a spizzare. Spizzare, ci sta. Mi sto anche scrivendo ste robe. Lorenzo, a questo punto ho paura di chiederti. No, il mio colpo si chiama Mozart Hell. Oh! Dai, era carino. Era carina. Sei tu che lo pubblichi, Troika, non noi. Sei tu che ci chiami. È il gioco perfetto per voi. Tap! Ecco qua. Beh, ditemi che non lo è. Ditemi quando mi è capitato di ruolare cose del genere seguendo delle regole. Questa è la cosa assurda. Non lo chiedere. Comunque il mozzarella, per chi volesse saperlo, è una rotazione talmente veloce della mozzarella che diventa una specie... di scudo di fuoco, diventa così veloce che prende fuoco, diventa uno scudo si scioglie, quindi si scioglie e lancia pezzi incandescenti verso l'avversario. Non è di protezione, è d'attacco. Stavo pensando, potrebbe anche essere volendo una roba tipo che diventa ruota così tanto a diventare sì calda, e però se l'avversario prova a colpirla gli torna indietro tutta la
Ma quella è Stracciatel, è un altro attacco. Hai ragione. Poi c'è il bull attack. Ma questo è veramente proprio, Esatto, scusa, secondo me ci sta che diventa così incandescente che appena viene colpita si apre e butta Stracciatella incandescente verso l'avversario. Allora facciamo così, che mozzarella può essere sia d'attacco che di difesa in base a come la usi. Dalla chat abbiamo anche il colpo, cioè può essere uno shield bus. No Marco, no, non ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. No, ma Ergut che dice puttanante, bannalo, banna Ergut, cioè. Avremmo dovuto farlo tanto tempo fa. Si scioglie di siero e esce come una pioggia di fuoco. Ergut, vaffanculo. Era una buona idea. Bellissima. Allora, invece la gamba destra. Io quindi. Prego. La mia abilità si chiama. No, scusa. No, aspetta, scusami. Cataratta. Allora, il mio colpo speciale, ho voluto fare un omaggio a una dei membri dell'Ava, insomma, che mi sta più simpatica, che era Infartella, purtroppo non abbiamo voluto vedere, e io ho l'infartata pneumatica. Praticamente, visto che comunque è tutto l'acciaio, eccetera, con un forte colpo di potere del vapore, lancio la scarpa antinfortunistica. Quindi è la ciabatta, è Geox. Chiamata infartata pneumatica perché fa un po' più figo. Ma c'è, ma state solo facendo una media attacco. Perdonami, è un ciabattac. Sì. Oggi è un fire, Fantoni, Ammazza, Ciabattac. No, non a caso sul mio WhatsApp è salvato come Fan Tony. Esatto. Vero. Intesa come una grande ventola, spero. Insomma. Un ventilatore. Grazie. Insomma. Insomma. Dai, abbiamo quasi fatto. Dai, Nicola, mancano 50 minuti, Nicola, dai. Dai, Lorenzo, dai, su, fa. T'ho visto fare cose peggiori per 50 minuti. Dai. Sto preoccupato per Staffington, vediamo che... La mia basta che non c'è una fanta di mezzo. No, non c'è la fanta, però ci sta Nefuna ricalcitranfa. E praticamente Iron Swan si mette a correre, esce fuori un'anguria dal terreno che lui calcia dopo averla innaffiata e colpisce. Nessuno se l'aspettava molto, in realtà. Potresti ripetermi il nome di questa cosa? Nefuna ricalcitranfa. Va in stato di furia, fondamentalmente. Sì, esatto. L'Iron Swan va in stato di furia. In stato di furia e succede questa cosa. Chissà se il nostro mega avversario è più un angelo o più un apostolo. Il vostro mega avversario vi guarda. Ma si è già suicidato dopo. Esatto, no, no. Hai ingoiato la lingua. 40 minuti per far star. Il mega avversario estrae dal terreno le sue radici e le usa sia dagli escono sia dalle gambe, queste gambe legnose, sia dalle dita sono molto lunghe come se fossero delle fruste. Signori, facciamo l'iniziativa solita. Dove l'ho messa? Eccola qua, quindi voi siete in 5. 6. 6, 6, scusate. Allora, come sempre, Crimson, Gold e Teal, Purple, Lime e Honeydew, sempre le solite cose. Soliti colori, quindi come sempre c'è Crimson che è Kren, e il Gold che è Cataratta, il The Tortoise che è il Teal. Dopodiché abbiamo invece Bimbo Ragno che è il Purple, Staffington che è il Lime e Andrea che è l'Honeydew. Non c'è male.
Prego, signori, new round. Inizia il gold. Anzi, prima di tutti, bonus, round bonus per Bimbo Ragno, che deve comandare questo abominio. Bimbo Ragno, assumi la posizione Genji, allora, cari. Qualsiasi. No, posizione single, cazzo. Allora, no, Gendo, Gendo, Gendo. Ah, Gendo. Gendo. Ecco. Allora, voi potete usare ognuno di voi il proprio attacco, o attaccare, o chiedere consiglio a Bimbo Ragno. Naturalmente, l'attacco deve essere fatto in sincrono. Cioè, ovvio. Allora, partiamo dal presupposto. Com'è l'attack field dell'avversario? L'attack field dell'avversario è bello up. Bene, bene, perfetto. E allora grido... Come si chiama il tuo attacco, Dario? Il mio? Alabarda spizzare. Alabarda spizzare! E do il buff a Dario per attaccare. Ok, come buff ha un più 2. Voi per tutti i vostri attacchi avete un più 4 più i due dadi. Quindi se avete il buff è un più 6. Ok. Tu sei buffato adesso. Vedi che Patrizio è bello ringalluzzito. È pronto a spizzare duro. Però devo aspettare che esce ogni Dio prima di fare qualsiasi sì, cosa. Spizzare. Certo. Esce il lime. Ok. Ma come il lime? Ma come? Io avevo detto di attaccare dall'altra parte! Non sta e siamo in rodaggio. Siamo in Esatto. E quindi io utilizzo il mio Neffunari calcitrampa. Aspetta. Come funziona? Allora, funziona che dalla gamba destra riesce la voce di Staffington che comincia a dire: però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare, che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci, ma non ti costringeranno il fuono, pensa da te stesso, defini da te stesso che cosa adesso tu stesso debba fare, mentre in tutto ciò sto annaffiando il terreno e sorge questa anguria. Sorge questa anguria. Ah, mo l'ho capito. Ma quanto ci ho messo a farmela arrivare. Voi sentite in sottofondo Kukan Suika, anguria spaziale, che esiste una maglietta con tutta questa frase, ma non la comprerà nessuno, quindi andiamo avanti. Io Bimbo Ragno esce fuori. Ma fammi dare un calcio a st'anguria, è quella. Aspetta, il calcio delle tre parti in contemporanea su Kukan Suika. Per dare un calcio, che è una prova sulla gamba sinistra perché deve sostenerla, e una prova sulla gamba destra. Esattamente. Ok. Vai il Neffuno di calcio stranfico, e cazzo che è? Neffuno di calcio stranfico. Devo andare? No, prima Denise, no? Che è la gamba di sostegno. Ok. Denise, vai che sei la palla di sostegno. Ok. C'ho 2 di 6? Sì. Io... Solo 2 di 6 in questo caso qua, non è bonus, non è un cacchio. 9. Vediamo quanto sostieni. Sostieni. Boom. Perfetto. Fai da base. No, fai da appoggio. Scusa Nicola, scusa. Mamma mia. Mamma mia. Dopodiché devo fare io il tiro oppure devo andare qualcun altro? No, vaffanculo se vuoi. Non lo so, cioè. Io sostengo, quindi tu puoi dare il calcio. Ammazza. Qui qualcuno si è mangiato il filetto fish. Ho fatto 10. Più 4, 14. Io 9. Parte, adesso dovete descrivermi che cosa succede esattamente. Te l'ho detto, appunto, innaffiando il terreno. No, ho capito, cioè è già fuori l'anguria. No. Ah, ok. Quanto è grande questa anguria, poi? Perché, cioè, nel senso, tu sei un cazzo di meca.
Cioè, è come se io cercassi di tirare un calcio a una biglia. No, è proporzionata. No, è in scala, è tipo dai Dante Re. È una super anguria, anche perché siamo in questo posto iper fertilizzato. Sarà grande come una multipla. Capito, sì, una cosa del genere. I miliardi che potresti fare. Perfetto. Perfetto, okay. Tu ti vai a lanciare questa enorme anguria. Questa anguria, cercando di non romperla col calcio, oggettivamente, sì, ma addosso al meco sostenibile. Sì. Vai, tirami per colpire, 1d6. Ok, 1d6. Bene. Però che cazzo. Quanto hai fatto? 1 ho fatto. Godo, gli hai fatto 3 danni. Vabbè, Niente. Tu gli lanci addosso questa enorme anguria. Vedi che gli si spacca in faccia, ma il meco sostimi la prende, la mangia. E vedi che si tiene tutte le guance piene. Evidentemente era mega zuccherina. Aia. Oh no. Una botta glicemica, però, che l'ammazza. No, sei semimo. Bravissimo. Next turn. Tial. Non tocca ancora lui. Moi? Sì. Però me lo deve lanciare danno l'attacco. No, tu puoi scegliere quello che vuoi. C'è ora il raggio. Ragno dice come farlo fare al corpo. Ah, io il mio unico attacco è il raggio. Lo vogliamo usare subito o quello finale? Poi è una panzata. In teoria il raggio è usato quando stiamo per perdere. Esatto, quella è la cosa finale. Potete poi fare anche altre cose, cioè tu fai il raggio e basta, puoi anche attaccare, puoi prendere, potresti minare la autostima del mestre, potresti minare la sua autostima con dei commenti sprezzanti. Fagli il saluto de petto, quello. Fagli l'attacco Giargiano, il busto arsizio. Faccio l'imbruttita. L'imbruttita. L'attacco del Kendo. No, l'imbruttita, quella io vado così, come di beh, e poi... ci penseranno gli altri a schiacciare. Quindi tu li vai addosso e accorci le distanze tra di loro. No, aspetta, però lo intimidisci. Ricca, fa l'attacco del Kendo. Utilizzi le due gambe che fanno il tiro, e però tiri tu per colpirsi e loro ti sostengono. È la panzata del Kendo quando vai in attacco. Facciamo la panzata del Kendo. Il bruttino era più di periferia, mi piace di più, però. Sì, però come la converti in punti ferita? Ma che c'è da convertire qua? Sta mappa fanno schifo. No, andagli di petto lo converti come una sorta di intimidazione. Gli dai un malus a colpire. Magari puoi anche bloccarlo, puoi anche fargli brutto. Andiamo io con l'attacco del Kendo, dai. Bimbo Ragno ha detto Kendo. Dai. È lui la mente. Facciamo l'attacco del Kendo. Tu lo attacchi, le gambe dovranno un minimo sostenere. Come glielo dai? Cioè, tipo è una panzata. Come è sto attacco? No, è un colpo d'esterno. È quello del Kendo. Quindi c'è, alza il braccio e si abbassa come se fosse un do fortissimo? No. Sarebbe lanciarsi in avanti con una spinta delle gambe e dargli una panzata così. Ah. Proprio... Infatti, scusate, non a caso si chiama il plesso solare. E che cosa gli dici mentre fai questo, The Tortoise? Che comando dai al mecha? Uomini a me. Cigni a me. Che comando do al mecha? Sono totalmente impreparato su questa cosa. Hai visto? Oddio, il colpo di manfetto è che sono secco raghidico, perciò non c'ho... che colpo cioè non esiste. Grazie, non esiste, Dario. Che non ci sia una frase, una catchphrase quando c'è un attacco di un robotone. 10 Bimbo Ragno approva? Mi fa davvero schifo, è un sì. Allora tirerai con una penalità, mi dispiace, è un meno 2, quindi 2 di 6 non è più 4, ma è un di 6 più 2. Gioca contro di noi. No, che cacchio, sto a fare i provini per prendere Koji Kabuto. 4 col dado. 2 dadi. Ah, 2, ho capito uno. Più 2, no? No, meno. L'ha fatto un 6, quindi 6 più 4 più 2.
quindi hai fatto 12 su 12, parità. Tu vai per tirare la mega panzata urlando Viecce, lo colpisci e vi schiacciate a pari merito, siete vicinissimi, ma non gli fai danno. Il muschio del suo esoscheletro muschiato attutisce il colpo, quindi non ricevi danno, ma non fai neanche danno. Lime. Di nuovo. Io ho usato il mio colpo, quindi... No, visto che siamo molto molto vicini. Sì, siete vicini vicini. Esatto, io do una ginocchiata in mezzo alle gambe. Bello, mi piace. Il nome della mossa? È il nome della mossa? Il nome della mossa è... Devi urlarlo il nome della mossa, Stampington, sì, se no non ha effetto. Certo. Schiaccia l'olive. Troncazzo, una roba del genere. Rottura di ghiande. Bimbo ragno, ti piace? A cagare. No. Meno due anche per te, Stampington. Scusate, so di un'onestà di un intellettuale. È giusto. Cioè... Sette. 2 di 6, 7 più 2, 9. Aspetta, lancio anch'io. E che cazzo. Ma di caso 26 più 4, come hai fatto? Perché, Marchino, non vedo una... nulla. Bene. Che cazzo. 10, 9 su 10, godo. Tu gli tiri questa enorme ginocchiata nelle ghiande, ma è fatto di legno. Quindi con questi testicoli questi testicoli querceschi, ti blocca il ginocchio e con tutta la potenza che ha addosso inizia a sputarvi i semi. Vediamo quanto fa. Un di 6. Vabbè dai, siamo di metallo. Semi. Ma chi colpisce soprattutto? 2. Vi faccio in totale, avete 50 HP, vi faccio 6 danni. Segni idee? Meglio di tanto. E sta? Finta. Oh, e sta lui. Non felice, dopo questa mega sputazzata, lui... all'urlo di clorofollia, urlando come un pazzo, vi sconvolge, esce queste spore, vi avvolgono totalmente. Fatemi tutti quanti un tiro di fortuna tranne Cren. Giustamente. Che però io vengo rinforzato, diventiamo tipo tipo dai, come si chiama sala. Vado. Ora mi viene in mente, Dio Cristo. 4. Diventavo tipo Nemesis se divento ancora più grosso da una parte. Io ho fatto doppio 1. Perfetto. Qualcuno non l'ha passato? Io l'ho passato. Perfetto, tutti passato. Krennem. Sì? Tu senti un potere incredibile e capisci che forse il meco sostenibile ha ragione. Che le sue, il fatto di essere un membro della natura, non, senza metallo, senza nulla, il fatto che esseri umani che distruggono l'ecologia paghino per vederlo, cioè un onore. Mi state cazzando, però va bene. Ma che invece sei una insalata regale. Vabbè, che sia una lattuga, no, non lo so, non capisco perché. Cioè, se... fondamentalmente passo dalla sua parte. No, non passi dalla sua parte. No, non sei, non ti ha fatto. Potrebbero esserci dei problemi se fai ai prossimi tiri due numeri uguali. Ok. 2-2, 1-1, 3-3, 4-4. Togliete tutti un punto di fortuna, no? Sì. Mm-hmm. Tutti quanti un punto di fortuna. Sì. Va bene. Purple. Sarei io. Sì. La capocciata. Mordilo.
beccalo col cigno. Eh sì. Me lo guardo e gli faccio occhi. Beccata infernale, che comporta che alzi la mano destra al cielo, un fulmine entri nel dungeon, colpisca l'indice alzato verso il cielo e poi l'energia si incanali nel becco e parta dal becco e lo colpisca, sempre che il braccio destro resista. Sempre esatto. Che il braccio destro resista. Quindi indovinate chi è il braccio destro. Allora, braccio destro, quindi io tiro contro il braccio destro, che so se becchi i danni. Tira per colpire intanto, Roby. Allora, tiro per colpire. È un doppio uno, credo. Tu gli avevi dato... Ah, vabbè. Doppio uno. Critico. Allora, innanzitutto lui aveva anche il bonus. Non tiro neanche perché è impossibile che lo superi. Ah, no, aspetta. È doppio uno, è attacco. Se fai doppio uno anche tu, però. Allora, un attacco. Oddio, cosa godo? Un attacco, cazzo! Ma non si gioca contro i giocatori, Nicola. Esatto. Non gioco con i giocatori, io godo. Io vi ammazzerei tutti. Mamma mia, che diavolo, in due come una cozza. Allora, vediamo un po' che cosa fa il doppio uno. È la tipica sconfitta del gruppo che poi serve a cementare le dinamiche. Sì, poi sì, sì, proprio questo. Forti. Sì, esattamente così, proprio, uguale. Ma fa culo. Guarda, vai a fare così. Il culo, Nico. Sì, sì, così. Cioè, proprio, voglio solo cementarvi la faccia, però voglio cementarvi. Allora, doppio uno. Tirami un D66, Roberto, per cortesia. Ups. Ah. Naturalmente questi qua se li becchi in faccia tutte a tutti Andrea, eh. Roberto, un D66 sono 2D6. Ma dai. Allora, queste le decine 44 44 di gasto. Io inquadro Andrea, incredibile, sotto al giocatore si apre una pozza di colore che lo risucchia nelle sue profondità assieme a chiunque sia così sfortunato da trovarsi vicino. Aia, tutto collegato. Ma verranno cazzo catapultati a caso in un'altra sfera di esistenza. Vabbè, però non ci siamo fatti male. E adesso La sicurezza innanzitutto. Basta che una cazzo mi invento adesso. È perfetto per chiudere, tra l'altro. Era, no? Era tira, ma no, ma manca, ma manca mezz'ora. No, no, ragazzi, allora, chi ha troiche può vedere 44 e questo. Io improvviserò tutto perché cioè, va a puttare tutto quanto adesso quello che doveva essere la fine. Aveva un senso. Era la prima sessione con un filo narrativo perfetto. E invece ragazzi, il problema sono le regole, sono ste regole, le regole. Non è più improvvisamente la mia pneumatica, mamma. Improvvisamente un cerchio si crea sotto l'Aeroswan e viene inglobato all'interno, tutto il mecha viene inglobato. Avete giusto un attimo, vedete come entrate in questo, in questa specie di buco nero. Pochi attimi dopo vi ritrovate da qualche parte che state precipitando. Allora ragazzi, ci sono 4 location che potete visitare a questo punto, così mi tirate un D4 e vediamo. La prima, Forgotten. La seconda, Eberron. La terza, Io per punire Roberto spero Eberron. Cazzo, stiamo dentro un robot gigante, posso distruggere tutti. Sì, effettivamente sì, diventiamo i signori di Eberron, ragazzi. Sono le quattro cose, quindi tiratemi un D4. Ma aspetta, chi lo tira? Aspetta, la quarta è una sessione di vampiri, giusto? No, la quattro è la rocca. Ok, ok. La rocca sulla terra di confine. Chi tira? Bimbo Ragno. Certo. Era Bimbo Ragno che ci ha fatto sprofondare nel buco nero. Non è il testa al Dario. Anzi no. Non ho fatto letteralmente niente. Anzi no. Bimbo Ragno, tu sei a capo del mecha. State precipitando. Dove siete?
ce l'ho. È una situazione facilissima. Allora, prima di tutto è notte. La prima cosa che vediamo è che è tutto buio intorno a noi. Poi intorno a noi vediamo delle strutture che riconosciamo perché abbiamo già visto dei palazzi, però palazzi così alti, così scuri, così pieni, però allo stesso tempo di luci non li avevamo mai visti. In lontananza vediamo una torre fatta di ferro altissima e davanti a noi la sagoma in controluce di un gigantesco rettile. Ma Parigi! Esatto! Pa, pa, pa. L'hai scelto tu, Nicola. Nicola, non puoi Nicola. Fare così. Infatti, sì, non fare. Puoi fare così. Nicola, sì, muto, abbozza, Nicola. Potevi scegliere tu. C'è cioè, sette contro Godzilla. C'erano. Certo. Io sto dando lo spunto, poi per scegliere tu. No, no, adesso vi aro tutti quanti perché sono così malato che ho scritto svariate sessioni su Godzilla. Fatemene prendere un attimo, un secondo, ragazzi, perché se no so cazzi. Cioè. È di 7C, però almeno una minima. Perché voi c'è atterrate? Godzilla 7C? Allora, sotto la cartella amministrazione marketing trovi sicuramente 56 spunti. C'è lì? È lì dentro? Su Godzilla. Perfetto. Perché? Perché avevamo fatto il sì. Lancio di Shin Godzilla. Scusa. Mamma. Questo momento di pathos è incredibile. Che suspense. È chiaramente l'urlo del cigno questo. Avventura Godzilla. Eccola. Non spingeva il tema di Godzilla comunque. Grazie al cazzo, no. Scusa. Dove siete? Allora, dove siete esattamente? Ce lo cancelleranno, ovviamente. Ovviamente sì, sicuramente. Sì. Cioè, allora, Giappone o Parigi? Giappone. Tokyo. È Parigi perché è la piccola... Giorni nostri. Tra di Tokyo. State... precipitando, in quel momento vi rendete conto che i vostri personaggi cambiano, vengono mutati e i vostri cigni, chi eravate, scompaiono. Ci ha tolto i cigni, l'ho visto. Siete seduti davanti a quello che è un uomo giapponese e molto preoccupato. È il primo ministro giapponese. È una notizia, riecheggia la radio. Una strana esplosione subacquea sta creando confusione davanti alla baia di Tokyo. Che cos'è una radio? La radio è questo... Tu innanzitutto vedi che sono tutte queste persone molto molto strane, cioè non sono esseri umani, sono vestiti tutti quanti esattamente come era vestito l'ogre. Vestiti molto particolari, però non hanno degli esseri umani piccoli intorno al collo, hanno quello che è una cravatta. Vabbè, la radio... parliamo con la lattuga, non è che se potremo sorprendere. No, anche esatto, cioè voi siete nei vostri corpi, non è che siete umani, siete nei vostri corpi, ma davanti a voi, però vi trattano come se foste degli eroi. La radio è una specie di scatola di metallo da cui fuoriesce una voce metallica. A un certo punto questa voce viene interrotta e con la coda dell'occhio guardate fuori dal palazzo del primo ministro. Questo primo ministro, non avete idea di che cosa sia un primo ministro, non sapete cosa sia, ma quello che vedete è un enorme tentacolo. Più che un tentacolo è quella che si è messa una coda gigantesca, ma qualcosa di enorme, fuoriesce dall'acqua e vedete centinaia di esplosioni. Probabilmente sono delle barche che sono fatte... State saltare in aria. Una strana creatura strisciante si lancia sulla baia di questo luogo che viene chiamato Tokyo e inizia a ergersi su due piedi.
distruggendo tutto con le sue gargantuesche zampe man mano che procede. Non è un qualcosa che si vede tutti i giorni. Voi non avete idea di che cosa sia. Se in compenso quel mecha è quel mecha che avevate visto, che avevate affrontato pochi istanti fa, era minuscolo, era grande come un'unghia. Vabbè, io in realtà ho cavalcato un drago, questo non è che sia tanto diverso. Esatto, sì. Ti sembra un enorme lucertoloide. Questo primo ministro vi guarda. Voi potete avere tutto. Tutto quello che volete. Tutto quello che volete, eroi santi. Vuoi dire in giapponese? Suka. No. Ciotto. Ciotto. Ciotto, matte. Potete avere tutto quello che volete. Qualsiasi cosa. Basta che fermiate quell'empia creatura che sta uscendo. Vado io! Andiamo una alla volta noi, perché... E sentite, andate qua, nata con Zomo Mono, Onani Demo Motsu Kotoga dei Kamasu. Mas. Chissà che starà facendo Jean-Louis Amber. Bimborugano! Così. Ti guarda e fa Bimborugano! Gambatte! Bimborugano, gambatte! Quel mostro è molto grande, noi molto piccoli. Dovremmo diventare anche noi molto grandi. Quindi 5 robot, 6 robot molto grandi. La forza per la terra di combattimento. Se solo avessi un delle smoke suite. L'hai sentito il ragazzino? Shikai no, Shikai. Oh! Vedi che su un monitor è questo schermo particolare, come se fosse uno specchio però che riflette cose diverse, Bimburaguno. Vedete che ci sono quelli che sembrano essere dei robot molto grandi di ogni genere. Oh, che bello, sono dei bellissimi golem. Ma sono veramente grossi. Sono uno a testa? Sono di ogni tipo. Vi do, visto che vi piace questa roba qua dei mecha, non so, capisco perché vi esaltano così tanto sti mecha. Ma chissà qua. Perché ci esaltano i mecha. Ma potete scegliere qualsiasi mecha, però esistente. Che volte esistente? Io il Tengen Toppa Gurren Lagann. Che ci dobbiamo fondere tutti il copio. Nicola. Ci teniamo le specifiche dei mecha esistenti, perché io scelgo la fortezza Macros. Sì, no. Io scelgo Tengen Toppa Gurren Lagann quando lanciano le palle che non le conosco. Io prima aveva già fatto X. Okay. Oppure basterebbe anche Titan 3, che è alto tipo come 10 volte Goldrake. Io voglio un mana guerriero di Rayard. Come sei specifico? Proprio, però approvo molto. Intanto vedete che questa creatura che è uscita probabilmente era nella sua forma ancora in uno stadio embrionale. Ah, quindi è lo Shin maledetto, infatti. Certo che è lo Shin Godzilla. Cazzo, ho scritto l'avventura Shin Godzilla, non so come avete tirato fuori Godzilla. Minchia, vi sto rispondendo tono su tono, andate a fanculo anche le stadio Godzilla. Che poi Godzilla, ragazzi, è io ho scelto il robot, c'ho anche la motivazione logica. Non conosco i robottoni, merda. Io ho scelto, e di nuovo massima onestà intellettuale, non ne scelgo uno forte, però scelgo quello che sembra più un giocattolo, perché è tutto tondo e dalle forme semplici che io capisco meglio. Ha anche quel piccolo affare che gli si infila nella testa. Prendo Mazingo Geto. Allora, per chi non lo sapesse, Godzilla è alto 120 metri. Yes. Quindi mi faccio un culo così adesso. Mazinga Z è alto buona trentina. Sì, però sentite, facciamolo anche schifo.
Il primo ministro vi guarda. Schiaccio un bottone. E esce una siringa. Ehi. La mandiamo in merda più totale a sto punto. Eh sì, vabbè. Diventiamo Ultraman. A me, anche se in teoria non si poteva, non si pilotava, piaceva Leva Mass Production, perché è inquietante e vola. E c'ha la lancia di Longino. Sì, ecco, vabbè, anche tu. C'è un siero. Non c'era le missioni volo Dump Gedder. Beh, tempo. C'è un siero e vi fa vedere, il primo ministro vi guarda e vi fa capire che iniettandovelo potreste diventare come Ultraman. Oppure, da un altro tasso, esce una gabbia, qualcosa fa... c'è una piccola scimmia. No. Aspetta, che succede se ci iniettiamo il siero? Diventate come Ultraman. Allora, guarda, io la prendo volentieri perché... Scusami, ma se io sono in teoria una gigantesca lattuga, divento tipo biollante, no? Qual era quello? Tu diventi biollante. Un po'... Era biollante? Sì. Beh, guardate, io scelgo la siringa per il semplice fatto che non conosco i robottoni e l'ultima cosa, l'unico robottone che potrei scegliere è Yattagane. Quindi... comunque è un signor robot, però scusami, devo fare una domanda meta. Tecnica. Perché mi sembra che stiamo andando proprio nello specifico. Ultraman c'ha un tempo limite. Sì. Ok, funziona alla stessa maniera? Sì, uguale. E prende il robottone. Che non ha un tempo. Io voglio il mio guerriero. A me io prendo la siringa. A me piacerebbe tanto fare biollante, però se mi dai il tempo limite non ha senso. Quanto è il tempo limite? È un paio di minuti, se non ricordo male. Ultraman è tipo Tekkaman. Vabbè, i turni dei GDR in genere sono pochi secondi, quindi a voglia turni. Aspetta, ti dico i poteri. Allora, sto vedendo la lista dei robot più alti esistenti. E io non ho visto l'altezza, non sono riuscito a trovare l'altezza. La Madonna, ci sono alcune che proprio, cioè, il giapponese ha messo numeri a caso, proprio così. Vabbè, quelli alti sono altissimi, sono fuori scala, i Gambuster, i... Sì, il Gambuster è 210 metri. Sì. Quelli sono giganti. Quelli dei Nagai sono tra gli 11 e i 30 metri di media. Sì, un grande Mazinga è 25 anche. Sì, Mazinga Z è 11. Sì. Comunque se sono belli grossi, anche se speravo che qualcuno si unisse e facesse un Gordian, però vabbè, lo stesso. Vabbè, ma posso prendere Gundam? Gundam è piccolino, Erika. Vabbè, però c'è lo scudo e la spada. Sì, sono 18 metri un Gundam. Però c'ho... No. Poi siamo arrivati, io non so, cioè ragazzi, comunque questo qua è Troika e siamo finiti a discutere sui robottoni, perché questa è l'improvvisazione più selvaggia del gioco di ruolo, perché mi hanno mandato a puttane tutto. E siamo nerd. Sì, perché siamo nerd devastanti. Oh, Drawings and Dragons, scusa. Che te dico? Naturalmente ve lo dico, non faremo il combattimento adesso, perché non ho idea. Non ne ho veramente idea. Ho scelto la siringa e c'ho qualche idea. Ultraman è alto 40 metri. Sì, Ultraman è grande. E quanto ingrandire se Ultraman? Non sto trovando quanto è grosso Reinhardt. Vabbè, ma penso che sia... Devo robottoni giapponesi? Cosa? Devo limitarmi ovviamente ai robottoni giapponesi, vero? Non ho capito, Lore. Devo limitarmi ai mecha giapponesi. Non sì, posso... sì, non state nei Pacific Rim o roba del genere ignorante. No, pensavo un'altra roba. No. Senso. Senti, Nico, il Tengen Toppa Gorilla Gundam. Imperatore, Titan. No. Dai. C'è scritto che altro 10 milioni di anni luce. Cosa? Cosa è, Lore? Quale? Diceva te, Lore, Maga. Sì, Maga, scusa, di cosa? Il Tengen Toppa Gorilla Gundam è alto 10 milioni di anni luce. Ok. È vero? Sì, certo. No, giuro, perché questo qua è il Gurren Lagann, il Tengen Toppa Gurren Lagann. È un problema.
In realtà, allora, nello sfondamento dei cieli è alto 94 miliardi di miliardi di chilometri e mezzo. È un problema trovare a parcheggio, non ho un'idea, guarda. E mezzo. A me quello è mezzo che mi ammazza. A me uccide. Diventa l'universo. Mando un'infografica a Marchino. Scusate, io la faccio molto semplice. Voglio un Mecha Godzilla alla stessa altezza. Bello. Ti sta? Volevo fare Biollante, però se deve durare 2 minuti neanche. Altezza, perfetto. Voi potete equipaggiare i vostri robottoni, ovviamente. Godzilla, nel mentre, voi vi rendete conto, voi non avete idea di dove siete. C'è una città per voi altamente futuristica che sta venendo distrutta. Sì, voglio dire, dopo il palazzo razzo, il razzo palazzo, va bene tutto. Come siamo venuti dal razzo palazzo a Godzilla Tokyo ai giorni nostri. Cioè, a me sembra un filo coerente. Ma è proprio correntissimo. Cioè... Sei davanti a questo primo ministro che vi sta... Cioè, vi ha soldati. Ha preso noi. Siete qua perché l'ha scelto il vostro bimbo ragno, Bimburu Ragno. È esattamente così, no? Revolution Soccer. Cioè, comunque... Quindi sta campagna è tipo la fabbrica dei sogni del de bimbo ragno. Cioè il Teleton del bimbo ragno. Esatto. La maratona Teleton. Voi avete... Ognuno di voi ha un vostro mecha che sarà fedele ai mecha. A questo punto facciamo un fan service devastante. Rocket to punch! Dovrò studiarmi tutti sti cazzo di mecha. Tanto ormai c'è saltato tutto. Questo qua, ragazzi, quando succedo gli devo studiare Ultraman. Certo. Sono all'incirca un 290 episodi, quindi devi parecchio da studiare perché cambia molto da serie a serie, dal 67 ad oggi. È l'icona del Giappone. Chiamo Werther dell'Edera con solo 24 ore al telefono, me la dovrei cavare. Comunque il più figo è il 7. È sparito. Volevo segnalare per il Teleton che abbiamo raccolto ben 50 euro per picchiare Roberto Ricchioni. Dario, sei alto 40 metri, pesi 15.000 tonnellate, corri a 700 km orari, voli a velocità Mach 5 e quando nuoti a 200 nodi. Come armi c'hai il Raggio Spectrum, l'Ultra Slash, che è un... Non sta leggendo, eh? Sì, no, chiaro che lo sto leggendo. E poi c'hai tutte le mosse del wrestling giapponese, però applicate in ambito supereroistico. Ah, generi anche una barriera facendo così. Sì, ok. L'avete visto Nicola comunque ogni tanto appare e riappare mentre fa così. Sì, è vero. È chiaramente un segno d'aiuto. Dungeon. Soprattutto come finiremo? Ma non ne ho idea. Guarda, ma non avevo idea. Nicola, la risposta è semplice: come? Continuando a chiedere a Roberto cosa vuole fare. Sì, ma vabbè, ma la cosa bella quando si gioca di ruolo è dare la palla ai giocatori, no? Cioè dicendo: guarda, c'è Forgotten Realms, Eberron, Dolmenwood o La Rocca, dove finite? A Tokyo, con Godzilla. Non mi hai detto che ti devi limitare a questi quattro? No, lo so, ma era implicito, ti ho detto, tiratemi di quattro, no. Anzi no, dai, dimmi tu, perché non volevo che tu uscisse Eberron, che magari non ti piaceva. Anzi, io pensavo che stessi sfidando le mie capacità immaginate. Ma non lo sto sfidando, cioè ci conosciamo da 10 anni, non è sfidandoti, cioè non so esattamente che sei un pazzo fottuto, ma non mi immaginavo una cosa del genere, però a questo punto stiamo ruolando e ruoliamo, la cosa bella. Sì, comunque... Sì. Allora, voi adesso vi chiederò dopo in chat, nella nostra chat, se mi dite i nomi dei robottoni, perché io me li studierò, i loro punti deboli soprattutto, e voi avete contro Godzilla, cioè, non so se avete presente come si fa il culo a Godzilla, perché Godzilla fa il culo a tutti, ma soprattutto, che cosa può succedere in un combattimento con Godzilla e altri 6 mega mecha per Tokyo? Cioè distruggono probabilmente il pianeta. Che facciamo un team up con Godzilla e distruggiamo Tokyo. Che cazzo ce ne frega a noi di Tokyo? Ma la distruggiamo comunque. Ve la ricordate la pubblicità con Charles Barkley e Godzilla, no? Oddio. Sì. No.
scusate. È bellissima, sono Charles Barkley e Godzilla che giocano a basket in città. Madonna mia. Sarà qualcosa di... Comunque ragazzi, sono le 23:55. A questo punto io penso di aver assecondato fin troppo la vostra follia. Sono disperato e altresì però sono un po' galvanizzato, sono sincero, perché mi piace molto quando... Senti, non... vi dico la verità, sono serio, adesso vi prendo sempre per il culo, non ho mai fatto qualcosa di così folle. Cioè, esiste veramente un'avventura di Godzilla che abbiamo scritto, e l'abbiamo scritta appunto quando abbiamo fatto un co-marketing con Minerva Pictures per sponsorizzare Shin Godzilla con Seven Sea, dove si giocava al film, e non si era arrivati a questi livelli di follia. Ci volevamo noi. Hai visto? Sì. Prego, Nico. Tra l'altro lo vogliamo ricordare ai bambini che ci seguono da casa, che tra l'altro la prossima è l'ultima sessione di Drawings and Dragons. L'ultima, ragazzi. L'ultima. È proprio il finale di tutto. Beh, e quindi, mi sembra che combattere contro dei mecha, contro Godzilla... Ci sta come... Si possa essere. Botto oppure finale. Oppure quello è solo lo strapuntino per l'ultima vera cosa, non si sa. Non si sa. Nicola lo scoprirà quando arriveremo alle 11 dell'ultima sessione dell'ultima stagione e lui non saprà più che cosa fare. No, io penso che chiunque ci stia guardando e che ci conosce sa che a livelli del genere non abbiamo mai raggiunto. No, ovviamente no. Cioè, non so, mi era già capitato di fare una sessione dove era finito con dei Godzilla di Cyberpunk contro dei mecha in Cyberpunk, qualcosa di molto strano, però con Godzilla vero e proprio no. Visto che sembra... in Giappone potrebbe finire tipo manga sportivo. Sì, oh, e vi ricordo che The Tortoise ha però sempre il suo sole portatile, che è la bandiera del Giappone. Vedi, torna tutto. Davvero? Il sollevante. Sì, comunque finissimo in Giappone era previsto dal prima della sessione che parlavamo di quelle cose, no? È vero, è stato un po' intato. Stavamo dicendo quelle cose. Grazie, Lorenzo. Prego. Oddio, grazie. No. Manca ti chiudo nel canale, Nicola, ti chiudo nel canale. Perché no? Dopo le musiche che abbiamo messo la musica Godzilla, abbiamo messo altre, già sta puntata qua verrà bannata, sicuro. Cioè. Sì, vabbè, ma quello è un altro tipo di diritto d'autore. Prima che me la bannino. Sì, infatti. Oppure potrei farvi giocare un dungeon dentro Godzilla. Bello! Cioè, entrando da dove, perché? Però? Come Pinocchio. Come Giona. Il Dungeonzilla. Come Kratos. Come Kratos. Ma comunque, wow. Ragazzi, no. E ragazze. Terminiamo qua, anche se mancano 3 minuti, pazienza, questa puntata di Drawings and Dragons, iniziata letteralmente in un mare di merda, letteralmente, con la merda fino al collo, e finita con Godzilla che distrugge Tokyo. Questa è il GDR, questo è il gioco di ruolo. E questo è quando vi dico non dite mai no ai vostri giocatori, dipende quanto siete folli o attaccati alla vita, dipende. Esatto. Non fate gli errori, non dite mai sì ai giocatori. Ricordate, scegliete, no, comunque, meglio il giocatore. Non date sempre sì. Grazie per avermi fatto passare queste bellissime ore in tranquillità e proprio dove sono sereno. E relax. Immagino che hai già digerito il panino. Sì, l'ho anche già defecato. E poi. Grazie. No, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che non so perché si sono galvanizzati così tanto a vedere queste cose qua. Io sto morendo dentro perché veramente non potete capire la difficoltà di gestire sessioni del genere. Vi posso assicurare che sono fradicio, cioè sono sudato, non alzo le ascelle perché sono disgustoso. Tu sei disgustoso. Vi ringrazio a voi giocatori per qualcosa. Quando mi viene in mente ve lo dico. Esatto, cioè, appena mi viene.
Grazie. Ringrazio Marchino per la sua incredibile bravura nel sistemare ogni problema e non entrare nel panico. Ingestibili, tutti ingestibili. Marchino, però ti vogliamo ciao, bene. Marchino. Però è stato love, love. È stato veramente, veramente divertente. Ogni volta mi riprometto di non darvi freni, ogni volta mi sorprendete. Quindi grazie, alla fine il gioco di ruolo è questo. Non giocherete mai più con me a giochi seri. Ci giocheremo solo. Ma ce lo prometti? No, ve lo prometto. Te lo prometto. E faremo una sezione anche seria. Giocheremo seri per una volta. Questa volta solo lacrime, morte e distruzione. No, scherzi a parte, ragazzi. Da soli a casa. Vero, esatto. Grazie mille. Questa terza sessione di Drawings and Dragons è andata oltre ogni aspettativa, letteralmente. Almeno non ci potranno mai dire che scriptiamo le sessioni di gioco di ruolo. Chi si è mai permesso di dirti questa cattiveria, Nico? Non mi è mai capitato. Tutti gli insulti che facciamo, però questo non esiste. Proprio. No, esatto, gli diamo le totò. Ragazzi, grazie mille. Comunque è veramente divertente. Sono, anche se c'è sto caldo porcello, almeno con voi mi rinfresco ridendo come un imbecille con le lacrime ghiacciate che mi fate versare. Ma c'è pure l'aria condizionata, ti ho messo tutto bello fresco. 28 gradi, Marchino, va a fanculo, ci sono l'aria condizionata. Devo dire, 28 tutto, gradi. No? Sì, ho scritto che salta tutto, però c'è, se mi sembra l'aria condizionata di Bimbo Raguno qua addosso. Di che? Non ha molto senso. Niente, di ragno. Cubono Codomo. Fallo respirare. Esatto. Comunque, detta noi, grazie a tutti, vi ricordo che se qualcuno venisse a dare una mano con gli scatoloni è il benvenuto in ufficio, quindi ci venite, è un lavoro bellissimo, non c'è l'aria condizionata, ci sono gli scatoloni. Adesso c'è anche il frigorifero. Sei tu che sbagli a prendere gli scatoloni, quindi bisogna fare. Esatto, sono io che arrivo tipo omino della Coca-Cola con le lattine, però sono ciccione, sudo e posto il lattino birra calda, quindi c'è senso. Basta avere la fantasia, siamo giocatori di ruolo. Grazie, ci vediamo noi giovedì prossimo. No, sì, giovedì, sì. Giovedì prossimo per l'ultima puntata di Drawings and Dragons, dove i nostri eroi sconfiggeranno Godzilla, si spera, o Godzilla sconfiggerà i nostri eroi. Penso che come fine di Drawings and Dragons sia perfetta. Perfetta, grazie, non immaginavo, grazie. Ero prima che immaginavo come potrei far finire questa campagna qua, invece va benissimo così. Quindi, grazie, noi ci vediamo giovedì prossimo, grazie mille, ragazzi, grazie a tutti, quindi grazie Lore, grazie Rob, grazie Danny, grazie Lore, grazie Ricky, grazie Dario, grazie a tutti, grazie Marchino. Di là. Comunicazione di servizio, domani aprono i pre-order sui nostri social, lo vedrete, i pre-order di Fabula Ultima e anche di Dune. Bravo, quindi andate, sosteneteci, perché così almeno vi trovate dei modi anche voi per fare esplodere Godzilla. E grazie venerdì mille, pomeriggio, ragazzi. Tra l'altro c'è anche Nicolino che parla. Ah, hai ragione, esatto, sono su Beyond PG. Su Beyond PG domani parliamo di, non mi ricordo che cosa assolutamente, non mi ricordo, Marchino, ci ho fatto io il programma. Ma appena prima di Manuel Castro, giusto? No, oggi c'era Manuel Castro. Ah, era oggi. Quindi domani parliamo sempre di GDR, il che va sempre benissimo, dalle 16.30 alle 19. Domani parleremo di campagne o one shot prefatte versus homemade. Quindi parliamo proprio di come gestire campagne. Adesso che arriva l'estate si ruolerà durissimo. Detto ciò, quindi ci vediamo domani in live dalle 16.30 alle 19. E poi invece giovedì prossimo per l'ultima sessione della season finale Drawings and Dragons. Grazie, grazie mille a tutti quanti. Ci vediamo giovedì prossimo. E vi ricordo che se non ruolate duro sempre, siete dei Marchino che hanno un socio. Col filetto fisci in mano. No, con me. Un socio col filetto fisci. Col pesce in mano. Che bel finale. Buonanotte a tutti. Ciao. Notte, ciao. Notte, ciao. Notte, ciao.